Ecco, sì. Allora, buon pomeriggio a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti a questa terza e ultima sessione del convegno sociale Sisco sul tema democrazie, costruzioni e crisi in una prospettiva di storia globale. Ora, le precedenti due sessioni hanno visto proporre una discussione che ha interrogato i momenti fondativi, i complicati processi di costruzione, punti di svolta. Ieri in particolare le due sessioni hanno proposto analisi che mettevano in luce le sfide interne ed esterne ai processi di costruzione democratica, i difficili percorsi di definizione di quello che uno storico statunitense, David Hollinger, negli anni 90 aveva anche definito come il circolo del noi, inteso il noi come un noi universale plasmato dai valori dell'universalismo liberale, che però spesso si era trasformato, come ieri ci ha ricordato Vinzia Fiorino, nel circolo dell'ethnos. Ora, il titolo che il comitato scientifico coordinato da Enzo Scignani ha individuato come traccia per i contributi di questa sessione è Ricezioni, apogeo, incertezze. Ecco, i contributi di questa sessione io penso che ci permetteranno di cogliere la tensione fra il circolo del noi universale e il circolo dell'ethnos, fra un modello di democrazia che, anche se è frutto di precise esperienze storiche, ha ambito a essere universale nelle sue declinazioni, a volte anche imposizioni, specie quando la promozione della democrazia è diventata esportazione della democrazia. In particolare, i contributi di questa prima parte della sessione, che sono incentrati sui casi africani e indiano, ci aiutano anche a dipanare meglio il nodo di una democrazia che si muove fra ideale e norma all'interno di processi storici che sono frastagliati e tortuosi. Ora, nel dare conto della riflessione collettiva che è stata la base dell'articolazione di questo convegno, abbiamo scritto nel manifesto che uno degli obiettivi sarebbe stato appunto quello di dare conto delle fasi, tutt'altro che scontate e lineari, di ricezione in aree geopolitiche bene al di là dell'alveo originario di matrice atlantico-europeo, nella consapevolezza che appunto un approccio comparativo e o transnazionale sia in grado non soltanto di far emergere la pluralità della questione storica della democrazia, ma anche penso che ci possa permettere anche a scardinare dicotomie forse un po' troppo rigide. Amartya Sen, in un pamphlet di qualche anno fa, che si chiama La democrazia degli altri, contestava l'idea che la democrazia fosse un'idea esclusivamente occidentale e quindi declinata solo come forma di occidentalizzazione. E lui dice: il sostegno alla causa del pluralismo, della diversità e delle libertà fondamentali è presente nella storia di molte società ed esigerebbe quindi un più concreto riconoscimento nella storia delle idee democratiche. Ora, quindi, all'interno di questa prospettiva che abbiamo oggi pomeriggio il piacere di ascoltare i nostri due relatori, i professori Arrigo Pallotti e Marzia Casolari, che ci propongono l'analisi appunto di due casi di studio, quello della modernizzazione politica africana e quello indiano. Inizio presentando Arrigo Pallotti, che è anche un mio collega perché è professore associato presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna, insegna soprattutto nella sede di Forlì, Europe and Africa, Cooperation and Security e storia dell'Africa. E tra i suoi diversi incarichi attualmente ricopre anche quello ingrato, direi, di coordinatore della laurea magistrale in Scienze Internazionali e Diplomatiche. E le sue linee di ricerca riguardano la storia della decolonizzazione dell'Africa australe, la cooperazione allo sviluppo tra Unione Europea e Africa, appunto i processi di democratizzazione e di sviluppo economico, con particolare riferimento ai paesi dell'Africa subsahariana. Su questi temi ha pubblicato molto, cito solo un paio di studi, quelli più recenti, il saggio The Chinese Penetration in Sub-Saharan Africa, Case of Tanzania, pubblicato nel volume Rekindling the Strong State in Russia and China, pubblicato ad aprile nel 2020,
E il saggio Tanzania, The 1976 Anglo-American Initiative for Rhodesia, nel volume The Decolonization of Zimbabwe, pubblicato da Routledge nel 2019. Do quindi la parola ad Arrigo Pallotti, pregandolo di non superare i 30 minuti. Grazie. Grazie a Raffaella Baritono, grazie al Comitato Scientifico di questa conferenza per l'invito a appunto, parlare insieme a voi per una mezz'oretta del tema della democrazia e della sua evoluzione in Africa. Proprio qualche giorno fa parlavo con un mio collega della possibilità di fare un progetto, scrivere un progetto su questo tema e mi ha sorpreso la sua domanda, appunto, mi ha chiesto: ma interessa ancora qualcuno la democrazia in Africa? Ho detto: beh, sì, alla Sisco senza dubbio interessa ancora. No? È un tema molto importante quello della democrazia. Nelle sessioni precedenti del convegno è già stata molto analizzata dal punto di vista generale e anche in alcuni contesti. Ecco, il mio contributo tende ad analizzare proprio, come dire, l'evoluzione della democrazia in Africa a partire dalle indipendenze. Il tema della democrazia in Africa è in realtà, soprattutto nella letteratura anglosassone, molto vivace oggi, e però questa letteratura converge su un giudizio generalmente negativo riguardo a quello che è il successo delle transizioni alla democrazia che hanno preso avvio tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. Come recentemente Anna Maria Gentili scriveva, no, la democrazia in Africa in molti paesi è rimasta una promessa non realizzata. In realtà, no, il fatto che si continui a parlare di transizione della democrazia in Africa 30 anni dal loro avvio, no, è già un segnale che qualcosa è andato storto. Poche sono le eccezioni di paesi considerati, come dire, casi di successo della democratizzazione, penso al Ghana, con tante attenzioni penso anche alla Tunisia, senza dubbio sul versante nord africano il caso che sembra più avviato ad avere un certo successo, e però qui si impone subito una grande nota di cautela. L'Africa è composta da 54 paesi, ognuno ha una storia a sé, quello che io posso fare è tentare di cogliere alcune tendenze generali. Dicevo prima, una visione largamente negativa riguardo al successo dei processi di democratizzazione. Ecco, per comprendere il perché, è a mio avviso assolutamente necessario soffermarsi sulla storia, cioè sull'evoluzione storica della, appunto, democrazia in Africa. Diciamo che di democrazia moderna, con costituzioni liberali, in Africa quindi si comincia a parlare al momento della decolonizzazione. Frederick Cooper, a mio giudizio il più bravo tra gli storici africanisti in questo frangente, in un libro molto importante, The Labour Question in West Africa, no, ricorda come le radici della decolonizzazione vadano cercate non solo e non tanto nelle trasformazioni internazionali e nei calcoli delle potenze coloniali, quanto nella richiesta di diritti avanzati dalle popolazioni africane, diritti politici, la libertà, di poter votare, di poter scegliere, ma diritti anche economici e sociali. La colonizzazione, come dire, per certi versi, non ha mai se non per brevi periodi, in alcuni paesi, no? Tentato realmente di promuovere il benessere sociale delle popolazioni africane. E accanto a queste richieste di diritti anche la restituzione dell'accesso alle risorse. Pensate appunto alla questione della terra, soprattutto in quelle che sono le colonie dei settler, le colonie dei coloni europei. A questo proposito, no, una brevissima citazione da un libro molto bello di David Anderson, no? The History of the Hanged, sulla rivolta Mau Mau in un paese come il Kenya.
L'indipendenza è preceduta da una ribellione armata tra le popolazioni Kikuyu. I ribelli vengono chiamati in maniera dispregiativa Mau Mau, ma in realtà tra di loro si chiamavano, no, come dire, erano gli appartenenti al movimento Terra e Libertà, no? La questione delle risorse e la questione della libertà. Però nella maggior parte dei paesi africani l'indipendenza arriva in maniera non violenta, avviene attraverso dei negoziati con la madrepatria, e paesi africani non ottengono l'indipendenza senza una costituzione democratica. Sono pochissimi i paesi in cui questo non avviene, e penso ad esempio alle colonie portoghesi, però siamo già a metà degli anni 70. La prima grande ondata di indipendenza è alla fine degli anni 50 e i primi anni 60. In questo periodo, appunto, la democrazia in che cosa consiste? Beh, appunto, costituzioni democratiche, nel fatto che si può scegliere tra più partiti. È un grande movimento di indipendenza, no? Di emancipazione, che però viene in qualche modo tradito da quelle che sono le fasi successive. Un primo segnale, no, della svolta autoritaria dei governi africani si ha appunto a ridosso delle indipendenze, quando inesorabilmente, uno dopo l'altro, i governi indipendenti vanno a soffocare l'indipendenza, l'autonomia del movimento sindacale, no? Che per certi versi è davvero una pagina ironica e drammatica. No? I sindacati giocano un ruolo molto importante nelle lotte per l'indipendenza, ma sono in qualche modo i primi, no, a vedersi sottrarre la libertà, la possibilità di agire in maniera autonoma. E sono una minaccia per appunto l'autorità dei nuovi governi. Dalla metà degli anni 60 le costituzioni democratiche vengono abbandonate. Vengono imposti modelli di Stato a partito unico, no? Che Kaunda in Zambia, in realtà nel 73, lo chiamerà il Democratic One Party State, no? Lo Stato a partito unico democratico. In alcuni casi si giungerà anche alla fusione tra il partito e lo Stato. Allora, stati a partito unico che vedono la forte centralizzazione del potere nelle mani dei presidenti. Wamba Diawamba, uno studioso congolese, parla, no, di un patto sociale autoritario che si in qualche modo impone dalla metà degli anni 60 in Africa. Cioè un patto che prevede da una parte la compressione dei diritti politici e dall'altra la fornitura di servizi sociali da parte di quello che è il cosiddetto Stato sviluppista, il developmental state, lo Stato che vuole promuovere lo sviluppo. L'esito di questo modello, di questo patto sociale autoritario, è il raffreddamento della mobilitazione politica, che aveva consentito il successo delle lotte anticoloniali, ma anche una graduale presa di distanza della popolazione dalle istituzioni di governo, una crescente apatia politica che diventa anche però forme in alcuni casi di resistenza e anche di cessazione, di collaborazione in quella che è l'attuazione dei programmi di sviluppo. Mamdani ha colto in qualche modo una tendenza di quello che è il processo di costruzione dello Stato e della nazione subito a ridosso delle indipendenti, parlando, no, di due grandi dinamiche di costruzione dello Stato. Una dinamica, come dire, più orizzontale e una più verticale. Da una parte ci sono stati che attuano una derazzializzazione della vita politica, ovviamente, delle istituzioni dello Stato, non si può più parlare di razze, ma non riescono a detribalizzare queste istituzioni. Sono stati fragili che hanno bisogno, in cui il centro ha bisogno della collaborazione della periferia per poter mantenere una certa stabilità.
e altri stati invece, appunto quelli come dire, che lui definisce rivoluzionari, che invece non solo derazializzano lo Stato, ma cercano anche di detribalizzarlo attraverso dei processi verticistici di costruzione della nazione, che sono per certi versi molto più intensi di quello che avviene appunto nei precedenti paesi. Caso emblematico che io ho più studiato, senza dubbio il caso della Tanzania. Modello no, molto apprezzato anche nella letteratura di socialismo africano, la Tanzania dalla metà degli anni 60 attua il modello dell'Ujamaa, che prevede che cosa? Da una parte la centralità nello sviluppo del piccolo contadino, della piccola agricoltura, e dall'altra lo Stato a partito unico. Quali sono i fattori alla base di questa svolta autoritaria? Beh, innanzitutto, e cito appunto il presidente della Tanzania Nyerere, la guerra contro la povertà. Lo cito: questo è il nemico che dobbiamo combattere, no? La povertà. Nkrumah, presidente del Ghana, dirà: quello che gli altri paesi hanno realizzato in 300 anni, noi lo dobbiamo realizzare nell'arco di una generazione. Cioè l'idea che in qualche modo la modernizzazione in Africa debba avvenire a tappe forzate. Ora, ci sono delle pressioni dal basso che spingono questi governi ovviamente a cercare di fornire servizi economici e sociali alla popolazione, e dall'altro però, ecco, lo sviluppo diventa uno strumento, come dire, problematico. Strumento da una parte di emancipazione, dall'altra però anche di soffocamento delle libertà individuali. Torno tra un attimo su questo tema. Diventa lo sviluppo, come dire, uno strumento di soffocamento del pluralismo politico. Non c'è tempo per discutere in Parlamento, no, dello sviluppo, di quali progetti, a quali progetti dare la priorità, come realizzarlo. Bisogna agire. Accanto appunto alla guerra contro la povertà, l'insicurezza militare, legata alla guerra fredda. Il conflitto in Congo, la morte di Lumumba nel 61, sono un campanello di allarme per tutti i governi indipendenti africani. La guerra fredda può essere molto pericolosa ed è, no, il legame tra la guerra fredda e la frammentazione politica interna. Questo legame può creare delle forti spinte destabilizzatrici, e quindi bisogna anche in questo caso rafforzare il più possibile l'unità. Ecco, questo è il terzo grande fattore, l'unità della nazione. Prima di entrare brevemente nell'unità, lasciatemi solo menzionare in qualche modo la gaffe del premier cinese Chu Enlai, che nel 64, al termine del suo viaggio in Africa, del suo lungo viaggio in Africa, dirà appunto di aver capito che l'Africa è pronta per la rivoluzione. E nulla di più, come dire, lontano da quello che pensano i governanti africani, che la rivoluzione pensano di averla già fatta. Ma quello che loro vogliono in questo momento, in quel frangente, è maggiore stabilità. L'unità della nazione, dirà ancora Nyerere, l'unità noi l'abbiamo forgiata durante la lotta anticoloniale. Non abbiamo bisogno di una opposizione istituzionalizzata in Parlamento. La nazione siamo noi, e la nazione si esprime attraverso il partito unico. Ecco, no, addirittura il passaggio nel 77 alla fusione tra il partito unico e lo Stato. E Samora Machel, il presidente del Mozambico, dirà appunto: perché la nazione viva, la tribù deve morire. E qui, come dire, io non ho tempo, ma entriamo in una dinamica molto importante, appunto quella che accennavo prima. In qualche modo lo Stato sviluppista, lo Stato che mette l'attenzione, centra l'attenzione sulla questione dell'unità e che vuole difendersi dalle spinte destabilizzatrici dell'esterno, no? In qualche modo soffoca la possibilità di tanti gruppi, di tante istituzioni che pure avevano collaborato alla lotta anticoloniale, appunto, di esprimersi, di portare avanti, di mettere in luce le loro visioni alternative per quello che era, ad esempio, lo sviluppo delle aree in cui si trovavano a operare.
Ultimo punto, in questa svolta autoritaria, il ruolo della comunità internazionale. Senza dubbio, no? La guerra fredda su questo gioca un ruolo, e non è un caso, e non è un caso che già a metà degli anni 70 si cominci a far strada una critica, in fondo, di quella che è la teoria della modernizzazione, che ha guidato i primi anni dell'indipendenza in Africa e dei modelli di sviluppo, la critica che ovviamente è quella del neocolonialismo. Samir Amin nel 73 pubblica un libro molto importante, Neocolonialism in West Africa, in cui appunto c'è che in fondo, no, la dipendenza è incompatibile con lo sviluppo e anche con la democrazia. Un ultimo punto. Attenzione però, in realtà un po' di sviluppo l'Africa lo registra tra gli anni 60 e gli anni 70, sono anni di crescita economica. Ripeto, colgo delle tendenze generali, ma non è vero che l'Africa è un continente destinato alla povertà. C'è crescita economica che è guidata dallo Stato ed è una crescita economica che è contraddittoria. Qual è l'esito di queste contraddizioni, ovviamente legato anche alle trasformazioni internazionali? La crisi del debito a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80. La crisi del debito costringe i paesi africani ad andare a bussare alle porte del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale, semplificando, no, un processo che in realtà si estende, no, per alcuni anni. Queste istituzioni prestano denaro ai paesi africani, ai governi africani in bancarotta in cambio di draconiane riforme neoliberiste, riforme economiche. Le riforme economiche mettono in crisi il vecchio patto sociale, perché qui lo Stato non è più in grado di fornire i servizi che forniva in precedenza e cominciano, no, anche in Africa i food riots, cioè le rivolte del pane a metà degli anni Ottanta. No? Proteste contro i governi che sfociano poi, alla fine degli anni 80, nei primi anni 90, nella richiesta di democratizzazione e di multipartitismo. Alla fine anni 80, primi anni 90, dice Mamdani, le classi medie, la working class, no? Cominciano a protestare sulla base di piattaforme apertamente di contestazione politica e quindi poi lo Stato a partito unico entrerà in crisi, anche perché sta finendo la guerra fredda. Allora ecco, entriamo, come dire, nel presente. La situazione oggi in Africa, la situazione della democrazia oggi in Africa è diversa da quella del passato. Non c'è stata evidentemente una rottura rispetto al passato. Oggi le elezioni sono necessarie in quasi tutti i paesi, no, per salire al potere. E però il consolidamento democratico rimane lontano. Non mancano appunto i segnali di arretramento della democrazia in alcuni paesi. Al punto che alcuni studiosi, no, oggi parlano apertamente di democrazia autoritaria in Africa, no? O di autoritarismo democratico, una contraddizione in termini, per definire una situazione che sembra in qualche modo ferma. Non si va né avanti e non si torna però neanche indietro. Ora, lasciatemi dire una cosa per me molto importante. L'Africa non è un'eccezione rispetto a, come dire, quel quadro di crisi della democrazia a cui si accennava anche ieri pomeriggio. È un quadro globale di crisi della democrazia. E nel tempo che mi rimane vorrei analizzare il dibattito su questa crisi, cioè perché, no, in fondo le transizioni democratiche non hanno avuto successo o non hanno avuto ancora successo. Beh, gran parte degli studiosi hanno adottato, come dire, una visione che io definirei in maniera molto banale statica. In che senso statica? Nel senso che si è in qualche modo imposto una visione fortemente politologica della democrazia in Africa. La democrazia è, come dire, definita attraverso un modello, che è evidentemente un modello di stampo anglosassone, e fisso però, fermo, immobile. E
E l'Africa viene costantemente misurata a questo modello e quasi sempre si scopre che manca qualche cosa. E la causa di questa mancanza viene inesorabilmente trovata nelle pratiche del neopatrimonialismo. Per essere molto banali, fiume d'inchiostro, no? Sono stati versati per parlare del neopatrimonialismo in Africa, in maniera molto banale, è l'utilizzo a fini privati delle risorse pubbliche. Quindi la corruzione. Attenzione, attenzione. Dietro questa idea, questa visione, detto questa anzi interpretazione, c'è una visione riduzionista ed essenzialista dello Stato e della politica in Africa, che non a caso affonda le radici in una serie di analisi che vennero avanzate nei primi anni Ottanta sullo Stato in Africa, cioè nel momento della crisi più acuta dello Stato in Africa. È lì che Göran Eyden comincia a parlare di uno Stato che in fondo non è mai riuscito a esercitare l'autorità sugli agricoltori, sui peasants, sui contadini. Jackson comincia, no, a scrivere che lo Stato in Africa esiste solo perché le Nazioni Unite lo riconoscono, ma in realtà non ha come dire, salienza all'interno dei paesi africani. Ed è una letteratura che poi ha avuto un enorme successo. Lo Stato debole, per qualcuno debolissimo. Kaplan all'inizio degli anni 90 parlerà appunto della coming anarchy in Africa, sta arrivando l'anarchia. Ecco, attenzione, rispetto a questa visione statica ne suggerisco una invece dinamica, storica. Per citare Ferguson, il problema non è tanto, no, la modernità come status, ma la modernità come fine. Non è semplicemente la democrazia un requisito, ma diventa anche uno strumento verso qualche cosa. Allora, se cominciamo a interrogarci sugli attori, sulle politiche, sulle contraddizioni della democrazia, forse, come dire, riusciamo a mettere in luce degli elementi che sono meno statici e che però problematizzano maggiormente la democrazia in Africa e forse anche nel resto del globo. Tre punti molto sintetici. Innanzitutto, forse il problema appunto del mancato consolidamento, no, delle transizioni democratiche, forse il motivo per cui i presidenti continuano ad avere così grandi poteri in Africa, forse no, il problema va cercato nel fatto che si è sottovalutata la capacità delle élite africane di adattarsi, no, ad un nuovo contesto di crisi attraverso una serie di riforme politiche che sono in realtà state soprattutto cosmetiche. In alcuni paesi, dopo, no, l'apertura del quadro politico nei primi anni 90, si è subito registrata una fase di chiusura. Davanti a che cosa? Beh, davanti a quelli che sono stati i problemi, no, che i governi si sono trovati ad affrontare. Caso emblematico, ad esempio, i paesi dell'Africa australe, no? Tra Mozambico, Angola nel 75, Zimbabwe nell'80, Namibia nel 90, Sudafrica vedrà la fine dell'apartheid nel 94. Però pensate, i paesi dell'Africa, i governi dell'Africa australe, i movimenti di liberazione che conquistano la libertà, oggi, 30 anni dopo, vengono considerati parte del problema più che della soluzione, no? Roger Southall che li definisce una minaccia per la democrazia. Ma, come dire, c'è stata questa capacità, no, di sopravvivere, di navigare in una condizione di grande tempesta. C'è la capacità appunto di gestire il potere in situazioni di crisi. Forse gli anni Ottanta vanno ristudiati. Non sono stati semplicemente l'anno della crisi, ma sono stati anni in cui, come dire, le élite africane sono riuscite a manipolare quelle che erano le riforme per poi ripresentarsi più forte che mai all'inizio degli anni 90. Ma, secondo punto,
Ecco, questo accentramento del potere io lo metto anche in relazione alla gravissima crisi sociale che gran parte dei paesi africani oggi attraversano. I tassi di povertà in Africa rimangono molto alti. Il numero delle persone che nelle classifiche vengono appunto identificati come poveri, il numero rimane non solo alto, ma in crescita. E aumentano in alcuni paesi anche le disuguaglianze, allo stesso, oppure non diminuiscono le disuguaglianze. Allora, davanti a una situazione di questo genere, ecco che appunto c'è un accentramento o un nuovo accentramento del potere. Aggiungo una questione su cui adesso non mi addentro, è proprio questa crisi. È questa crisi che in alcuni paesi porta a mettere in questione l'esistenza della nazione, l'esistenza della cittadinanza, o come dire, la visione di cittadinanza che fino alle fasi precedenti si era in qualche modo imposta, no? È in questo qui, è in questa crisi che vanno, no, trovate le radici di tanta instabilità politica oggi in Africa e anche del ritorno, ieri si parlava di identità di natura tribale. La crisi dello Stato è uno Stato che per certi versi ha meno risorse da offrire ai suoi cittadini, ha meno risorse da spendere, no, per in qualche modo livellare i livelli di sviluppo tra le varie regioni, si trova evidentemente davanti a delle sfide. Pensate, non so, al separatismo dei Tuareg in Mali, ma pensate a quello che avviene nella Repubblica Centrafricana, sfide che poi noi leggiamo ad esempio in termini religiosi, di religioso hanno ben poco. Non sto qui adesso a entrare troppo nella questione anche dei fattori internazionali che rafforzano questi modelli di autoritarismo. Lasciatemi solo citare da una parte la lotta al terrorismo internazionale. David Moore ha scritto dei saggi molto importanti, in qualche modo sulla perdita di priorità che il sostegno alla democrazia ha oggi, ormai negli ultimi decenni, nei programmi dei donatori, e anche quello che è, lasciatemi citare anche il modello dello sviluppo cinese, che oggi in Africa ha un grande appeal. Vado veloce su questo punto perché vado all'ultimo e poi chiudo. Parlando di dinamicità, ecco, secondo me è molto importante porsi la domanda chi oggi lotta ancora per la democrazia in Africa. Ecco, secondo me questa domanda diventa oggi molto importante. Sappiamo chi lotta contro la democrazia in Africa, pensate, no, appunto al terrorismo, ma molto, molto rimane da fare nel tentativo di capire appunto in questo quadro, che non è particolarmente roseo, chi appunto ancora oggi si batte per la democrazia. Perché? Perché in realtà appunto in molti paesi i partiti di opposizione continuano a costituire una sfida per appunto i governanti, per chi è al governo. In molti paesi i gruppi, no, ad esempio per la tutela dei diritti umani, continuano a essere attivi. E lasciatemi solo menzionare l'importanza dei giovani nelle aree urbane, i giovani nelle aree urbane. Giovani che hanno studiato e che però non riescono a avere accesso ad un lavoro, no? Il grande fenomeno della crescita senza occupazione, che, ripeto, però, ancora una volta, secondo me, pone l'Africa dentro delle tendenze che sono globali. Ecco, allora, lasciatemi finire con una citazione di un bellissimo saggio di Nkandawire Mandani e Wamba Diawamba, no? Che dicono appunto, hanno scritto, in realtà lo scrivono ormai davvero più di 30 anni fa, no? Qualunque siano le radici della crisi, la soluzione può essere solo risultato di una iniziativa intrapresa dalle forze sociali organizzate all'interno dell'Africa. L'importanza, no, di studiare quello che avviene, studiare nonostante tutte le difficoltà pratiche, quello che avviene all'interno dei paesi africani, le dinamiche politiche all'interno dei paesi africani. Grazie infinitamente per l'attenzione. Penso di essere stato abbastanza nei tempi anche. Molto nei tempi, grazie Arrigo per
Veramente questo quadro che secondo me ha colto i punti e anche gli obiettivi che ci eravamo dati, perché appunto a partire da questa messa in discussione di una definizione che probabilmente presenta non pochi elementi di schematicità, come l'idea della promessa non realizzata, e invece quello che tu ci hai messo in luce è il fatto come la vicenda dell'intreccio fra costruzione dello Stato, costruzione della democrazia, costruzione dello sviluppo, renda invece il caso africano una sorta di cartina di tornasole per comprendere processi di natura globale, e il fatto che tu abbia messo l'accento sulla necessità di studiare gli anni 80 o forse i lunghi anni 70, naturalmente qui le periodizzazioni possono essere varie, ma che vanno a toccare però la messa in discussione di un modello di sviluppo che era anche quello proposto, penso agli Stati Uniti e non solo agli Stati Uniti, come modello quasi universalizzante che entra fortemente in crisi proprio degli anni 70, e il problema della crisi del debito e della disgregazione, della frammentazione, che viene poi letta anche attraverso le lenti dell'identità, del riconoscimento. Questo, secondo me, è un elemento che mette il caso africano al pari di altri casi, ma immagino che di questo se ne potrà discutere meglio. Sulla questione del debito faccio soltanto notare che nei webinar che hanno preceduto questo convegno sociale, per esempio, c'è stato l'intervento di Maria Rosaria Stabili, che ha posto questo come un elemento anche per il tema dell'America Latina. Però appunto molte sono le suggestioni e le domande, però io mi fermerei qui perché sono sempre per presidenze sobrie, magari mi riservo dopo di fare le domande, ma chiedo aiuto agli organizzatori perché non mi sembra di vedere collegata la seconda relatrice, che è Marzia Casolari, o sbaglio? O vedo male io? No, in effetti non sbagli, Non c'è. preso dall'ascolto anch'io di Allora, vogliamo Rodrigo, fare ho avuto un attimo di... un Sì. primo giro di domande su questa relazione e poi, quando si collega Marzia, procediamo con la seconda? Sì, forse hai ragione, sì. Allora, se volete scrivere sulla chat o alzare la mano, io aprirei alla discussione. E intanto farei un paio di domande io. Una. Allora, innanzitutto parto dall'ultima questione, no? Cioè, chi sono gli attori? Tu hai parlato dei giovani, io forse però parlerei anche dei movimenti delle donne che hanno avuto, soprattutto dei movimenti di donne africane, che per esempio sul tema del rapporto terra-libertà hanno molto, molto lavorato. Ora, appunto, qualche giorno fa al congresso dell'Assis, Roberta Pellizzoli, che ovviamente tu conosci bene, ha, quindi, fatto un intervento in cui si mostra che cosa? Si mostra non soltanto l'attivismo delle donne africane rispetto al tema dell'accesso alle risorse alle terre, però anche lo scarto, e questo secondo me è un tema su cui dovremmo riflettere, su quelle che sono le pratiche politiche radicate a livello comunitario e i concetti, le categorie che muovono invece attori esterni alla comunità, e che spesso sono lenti e categorie che vengono elaborate. Tu prima facevi il riferimento allo scarto tra politologia e storia, ma che in realtà continuano a essere elaborati in determinati ambiti accademici e vengono poi riportati senza
particolari filtri e mediazioni per leggere, per essere applicate nei contesti specifici. Lei, per esempio, metteva l'avviso sul fatto che appunto queste donne erano più interessate ad avere accesso alle strumentazioni tecniche, alla risorsa, alla terra, piuttosto che occuparsi degli stereotipi di genere che invece, secondo loro, interessavano soltanto le ONG di stampo occidentale. Cioè, quindi in un qualche modo, se in questo il caso africano in un qualche modo ci permette di focalizzare la questione tra processi storici e narrazione, categorie che vengono utilizzate per interpretare i processi in atto. La seconda questione riguarda il contesto internazionale, perché tu hai detto che appunto hai messo in evidenza l'importanza della dimensione internazionale. Certo, la guerra fredda, mi è venuto in mente il discorso di Truman del 1949, il point four, il problema degli aiuti allo sviluppo come elemento chiave delle politiche economiche e di assistenza americana in funzione antisovietica. Però per un lavoro che ho fatto appunto guardando ad altro, ecco, mi chiedo quanto e in che misura abbiano avuto un ruolo e debbano essere ancora, non lo so se studiati o no, il ruolo di organizzazione, cioè del fatto che i processi di democratizzazione e di costruzione dello Stato in Africa avvengono in un periodo in cui il problema della presenza di attori internazionali diventa cruciale. Le Nazioni Unite in primis e le dinamiche che si producono all'interno delle Nazioni Unite, oltre al solito Fondo Monetario e Banca Mondiale. Cioè, se in un qualche modo il fatto che le organizzazioni internazionali, ripeto, le Nazioni Unite in primis, con i suoi programmi di sviluppo, hanno in un qualche modo individuato delle linee di azione che forse non hanno avuto capacità di negoziazione con l'elite africana, non lo so, su questo, come dire, è proprio una domanda perché non lo so. Ripeto, una curiosità che mi veniva dal mettere insieme cose diverse che ho studiato. Ci sono altre domande? Vinzia Fiorina e poi Gia, o Gia e Vinzia? Vinzia Salve a e tutti. poi. Sì, intanto buon pomeriggio a tutte e a tutti. Bello rivederci così di frequente, diciamo, che questi incontri sono davvero. Guarda, proprio sulla linea dell'ultimo passaggio di Raffaella Barito, no? Sul ruolo degli attori, mi senti? Sul ruolo degli attori internazionali. Volevo capire invece più precisamente il ruolo in tempi di globalizzazione di alcuni attori economici importanti, per esempio la Cina, che conseguenze, che impatto ha avuto, uno tra i tanti, potrebbe essere un esempio tra i tanti, in rapporto ai processi appunto economici, perché quello che noi vediamo, come degli esiti che vediamo sono effettivamente molto negativi, cioè i flussi migratori ci indicano una disperazione, certo. Ora, guardando l'Europa, noi oramai, come diciamo, siamo abituati a leggere la migrazione in termini di progetti di vita, e qui invece mi sembra siamo veramente molto lontani. Grazie. Grazie. Gia Cagliotti. Sì, due cose. Allora, la cosa che volevo chiedere ad Arrigo Pallotti, che ringrazio di questa relazione e di averci continuamente, diciamo, richiamato poi all'esigenza di non guardare evidentemente al continente africano come a un tutto unitario, ma a una
un continente evidentemente con molte sfaccettature. E diciamo, le questioni che volevo porre sono queste. Allora, innanzitutto, che peso ha, diciamo, che peso hanno due fattori? Qui appunto Raffaella ha richiamato il fattore donna, tu stesso arrivo alla fine dell'intervento hai richiamato il fattore giovani. Mi chiedevo il fattore lingue ed il fattore etnia in un continente in cui, diciamo, i confini, no, degli stati, i confini degli stati nazionali evidentemente non coincidono affatto come in Europa con territori omogenei da un punto di vista linguistico e da un punto di vista etnico, no? Sappiamo, questi processi in Europa sono stati, questi processi di omogeneizzazione sono stati raggiunti, diciamo, in alcuni secoli di come dire, stermini, purificazioni etniche, genocidi e soprattutto, diciamo, con le violenze categoriali del XX secolo. Allora, quanto, diciamo, sul modo in cui si plasmano i sistemi politici di questi di alcune aree africane sono condizionati appunto dalla presenza di un multilinguismo che rende anche la comunicazione, no, spesso complicata, no? tra un gruppo e l'altro, e quanto appunto il conflitto etnico contribuisce a incide, diciamo, ecco, su la formazione o su sbocchi diversi, diciamo, no? Sbocchi come quello della federazione etnica etiopica o sbocchi invece di sistemi appunto monopartito e che quindi, diciamo, provano a evidentemente sussumere all'interno del partito unico probabilmente, no, questa grande diversità etnica, linguistica e anche demografica, perché peraltro appunto l'altra questione che mi pare interessantissima della situazione del continente africano è questa demografia che continua ad essere in pieno sviluppo, che fa del continente africano il continente più giovane. Certo, un continente da cui si emigra, ma in cui probabilmente Vinzia faceva riferimento all'immigrazione, ma probabilmente, diciamo, chi emigra è una percentuale minuscola rispetto alla una demografia in esplosione, appunto in un continente che ha vere e proprie piramidi demografiche completamente diverse, diciamo, dalle piramidi occidentali, europee, che sono tutte quante, no, verso protese, diciamo, sono quasi piramidi rovesciate, no? Protese verso una popolazione molto più invecchiata. Quindi mi chiedo anche che contributo, ecco, questi giovani possono dare nei prossimi anni anche, no, a una riorganizzazione e un ripensamento dei sistemi politici in Africa. Grazie. Dunque, Gabriele D'Ottavio. Sì, grazie. Ho una domanda che mi è stata sollecitata dall'intervento di Gia Caglioti a proposito della necessità di restituire le molte sfaccettature dell'impossibilità di ridurre appunto il continente africano a un'unica unità, e riguarda il tema che Enrico Pallotti ha toccato dell'eredità coloniale, o meglio della decolonizzazione. Mi chiedevo che ruolo hanno adesso, che ruolo ha questa eredità coloniale, anche e soprattutto rispetto non solo ai modelli di democrazia, quello britannico, anglosassone, ma anche quello francese, e soprattutto se ha un peso la cronologia, cioè il fatto che alcuni paesi hanno acquisito l'indipendenza prima di altri. Quanto questi tempi, questa asincronicità, diciamo così, impatta sui processi di transizione democratica, sul tema delle, diciamo, delle promesse non rispettate. Grazie. Arrigo, forse potresti iniziare a rispondere, nel caso possiamo fare un secondo giro. Benissimo. Se volete posso anche parlare fino alle 5, però è uno scherzo.
È uno scherzo. No, grazie, sono tutte domande molto, molto interessanti. Cerco di rispondere in maniera relativamente sintetica, però davvero sarebbero domande che richiederebbero degli interventi a parte. Per quanto riguarda i movimenti, in effetti, mentre preparavo la relazione, ho pensato se, come dire, dedicare un po' di tempo anche a questo tema. E, però forse, non so se ho sbagliato, però facendo un bilancio dell'esperienza dei movimenti e anche di quelle che erano le attese di alcuni decenni fa, penso al Sudafrica e appunto a tutta la letteratura sui movimenti come in qualche modo gli artefici, no, dell'emancipazione, eccetera. Sono arrivato appunto a pensare che forse la questione dei movimenti è organizzati, è in un momento di reflusso, ecco. Nel senso che all'interno dello stesso Sudafrica mi sembra che, no, stessi sindacati siano in un momento di grande fragilità. Per cui non so quanto, no, al di là di alcuni paesi dell'Africa australe, i movimenti organizzati possano essere degli artefici in questo momento o portatori di efficaci istanze democratiche. Detto questo, sulla questione femminile appunto andrebbe dedicato un'intera conferenza. Io mi limito a sottolineare un punto che per me è molto importante e che secondo me Raffaele ha colto pienamente, cioè da una parte noi siamo mossi, dico in generale, diciamo così, come cooperazione, poi se volete vi faccio un esempio molto concreto, da una certa idea di comunità armonica che in qualche modo prevale ancora oggi in Africa. Pensate quanti programmi, no, ci sono appunto per le comunità. E in fondo è una vecchia idea, no? In fondo l'idea della tribù oscilla, no? Tra l'idea idilliaca della tribù e invece la più cieca violenza. Siamo al primo estremo. Concezione molto idilliaca della comunità che evita completamente di analizzare i rapporti di potere. I rapporti di potere, ad esempio, appunto tra gruppi diversi, tra uomini e donne, tra giovani e vecchi. Quando ormai 10 anni fa facevo una ricerca sul governo locale in Tanzania, un giorno mi imbattei in un gruppo della cooperazione irlandese. Tanzania è un paese in cui i capi tribali sono stati completamente spossessati di ogni potere nel 62. Fate conto, 10 anni fa incontro questi irlandesi che giravano per le campagne alla ricerca dei capi tribali e loro volevano potenziare le tribù, le comunità tribali della Tanzania. Ho detto, ma guardate che non ci sono da decenni, ormai questo. Ecco, però l'idea in fondo è questa, no? C'è una comunità che va preservata, che va aiutata perché in fondo è molto diversa dalla nostra, contaminata da tanti problemi e qui però si giocano, come dire, la possibilità poi in realtà di emancipazione di certi gruppi. In questo caso, secondo me, è lì che è una, insomma, dei problemi, secondo me, della questione dell'emancipazione femminile. Per quanto riguarda l'ONU, le Nazioni Unite, c'è un momento storico in cui, come dire, i governi africani guardano, soprattutto in termini di sviluppo, con grande interesse le Nazioni Unite, ed è il momento della crisi del debito, perché davanti, come dire, alla durezza delle ricette neoliberiste, no, in fondo molti governi africani pensano che, ad esempio, le Nazioni Unite, la loro commissione per l'Africa, no, possano offrire qualcosa di diverso. Però quello che mettevi in luce, Raffaele, è quello che poi avviene. Cioè queste visioni di sviluppo alternativo che vengono proprio articolate, penso al Lagos Plan del 1980, no? In realtà rimangono inattuate.
perché il potere va da un'altra parte, perché non ci sono i finanziamenti per un modello di sviluppo che, se volete, guarda molto al passato, lo statalismo, eccetera, e non ci sono le risorse, perché i donatori decidono di fare, no, quello che si chiama l'effetto valanga, coordinarsi dietro il Fondo Monetario e la Banca Mondiale per in qualche modo assicurarsi che la ricetta per la crescita dell'Africa passi attraverso un genere completamente diverso di riforme. È in quel momento, secondo me, che davvero le Nazioni Unite diventano molto importanti, scriveranno altri programmi di sviluppo e però rimangono purtroppo molto, molto marginali. Non dobbiamo ricordarci che uno dei motivi della grande crisi di alcuni paesi africani ancora oggi, no, è poi legata a quei decenni di grandi riforme, di grandi e gravi riforme, i cui frutti sono stati molto, molto, molto scarsi. Per quanto riguarda la domanda sulla Cina, la mia posizione è abbastanza critica, per questa ragione vado direttamente molto al punto: la Cina e l'interazione economica. La mia impressione, ma posso sbagliare, è che la Cina insista su una questione in Africa, la crescita. Cioè non c'è un'attenzione anche a quello che è in qualche modo la natura della crescita. La Cina è ovviamente interessata, no, alle materie prime africane e a fornire prestiti che poi i governi africani dovranno restituire. Ieri su Le Monde c'era un'intervista ad Achille Mbembe che metteva, no, il dito su uno dei problemi, no, l'indebitamento dei paesi africani verso la Cina. E allora ecco, lo dico con una battuta. Secondo me noi abbiamo messo, con le riforme degli anni Ottanta, no, le premesse della grande presenza economica cinese in Africa nei decenni successivi, perché abbiamo in qualche modo, no, facilitato l'apertura dei mercati africani. E per oggi la Cina, per certi versi, non si differenzia da altri donatori da questo punto di vista. La crescita. Gli effetti sociali, la distribuzione della crescita, questi sono problemi che non vengono toccati. Però attenzione, ecco, si dice tanto la Cina non interferisce negli affari politici africani, rimane esterna, e non è vero, perché in fondo, poi, sostenendo questi modelli di sviluppo, no, che ad esempio oggi mettono molto l'accento sullo sfruttamento delle risorse, appunto, energetiche, rafforzano i governi che sono al potere, ovviamente fornendoli di grandi risorse. Per quanto riguarda la domanda sulla etnia, ecco, diciamo che la mia impressione è che, come dire, il conflitto etnico sia in qualche modo oggi l'effetto, appunto, di una crisi, di una visione che era deficitaria, ma che era la visione nazionale. Il partito unico, è vero, teneva al suo interno tutte le varie, no, tutti i vari gruppi, però nel momento in cui si torna al multipartitismo e il partito unico tramonta, è chiaro che poi tutti questi gruppi rischiano di nuovo di frammentarsi. Allora attenzione, però abbiamo dei casi in cui è la politica a manipolare l'etnicità. Pensate al caso della Costa d'Avorio, no? In cui, no, l'idea appunto della cittadinanza riservata solo agli ivoriani spacca il paese a metà degli anni 90, no? Spacca poi il paese e porterà alla guerra civile nel 2002, perché poi appunto andare a dividere dove c'è tutta questa complessità diventa molto complicato. Pensate, non so, al Kenya, dove invece appunto i partiti politici al momento delle elezioni manipolano quelli che sono i sentimenti di marginalità percepiti, vissuti, no, da alcuni gruppi. Mi sembra più un effetto, ecco, che una causa, quella della, appunto, della etnicità. La domanda sulla demografia ci porta a un
a un'enorme questione che mi piace però sottolineare. Appunto, la domanda è come i giovani ridefiniscono la politica. In maniera estremamente sintetica, il mio presentimento, se volete anche timore, è che appunto questi giovani urbani rischino di diventare, di sostenere delle forme politiche populiste. Di nuovo l'Africa non è fuori dalla storia, non è fuori dal resto del mondo. Perché, vuol dire, io che ho studiato la Tanzania, la cosa che posso dire è che l'opposizione ha forti toni di populismo ed è votatissima nei centri urbani, almeno fino alle ultime elezioni, però bisogna capire perché le ultime elezioni sono andate come sono andate. Pensate allo Zambia, no? Paese in cui c'è stato, no, a governo un presidente populista molto prima di Donald Trump. No? Questo, ecco, secondo me è uno degli sviluppi su cui bisogna, come dire, tenere gli occhi ben aperti, appunto la questione del populismo anche in Africa. L'ultima questione riguardava l'eredità dei modelli coloniali. Fatico a vedere dei trend, ci sono libri e libri su, che tentano di individuare dei trend tra, diciamo così, dell'eredità della colonizzazione sui modelli, sulle transizioni democratiche, che però sono sempre, come dire, tendono a diventare un po' delle fiction, ok? Perché bisogna per forza tagliare tutto quello che non rientra nel modello. Per cui su questo faccio fatica, mentre sul ritardo storico, secondo me in alcuni casi è molto evidente. Studiando casi come quello dello Zimbabwe, no? Diventa subito evidente che però c'è un ritardo storico, cioè quello che è già avvenuto a cavallo tra gli anni 60 e gli anni 70 in alcuni paesi lentamente si riproduce a 20 anni di distanza in altri paesi. No, questo c'è, e come se volete sfondare un'altra porta aperta al ritardo storico, no, in qualche modo anche delle primavere arabe. Cioè arriva nel Nord Africa la democratizzazione, pensate all'Algeria, lì c'era già arrivata, ma nel 92 era stata messa in qualche modo, era stata soffocata, però arriva poi con grande ritardo. Però se uno pensa all'Egitto, no, subito di nuovo all'apertura segue la chiusura. Dunque chiederei se ci sono altre domande. Approfittiamo della generosità di Arrigo Pallotti. Ne avrei un'ultima io, non vorrei monopolizzare, però a proposito della questione dei donatori, perché ovviamente il caso cinese non lo definirei come un caso di donatori, mentre invece il problema del rapporto tra i donatori, appunto, e le politiche credo che sia un tema particolarmente rilevante. Vorrei capire se, rispetto a quello che era stato il dibattito anche degli anni 90-2000, in cui in qualche modo erano emersi anche delle voci critiche rispetto allo scarto tra le politiche dei donatori e poi i beneficiari degli aiuti, se questo tema è un tema che si sta riconfigurando attraverso altri, cioè se c'è una sorta di ingegneria dell'aiuto che in qualche modo ha preso il posto rispetto a magari istanze di carattere più politico, anche di avvio. Giustamente tu hai parlato del fatto della democrazia come che bisogna respingere la democrazia come elemento statico. Questo tema della democrazia come movimento era già emerso nella prima delle sessioni di questo convegno. Questo secondo me è un tema che appunto prevede una pluralità di attori, però il tema cruciale credo sia proprio quello del rapporto tra donatori e beneficiari, in cui donatori sono organizzazioni non governative, ma sono anche grandi fondazioni e sono di nuovo legate alle istituzioni
internazionali, se appunto quello che definirei una ingegneria dell'aiuto ha preso piede e quindi questo in un qualche modo, come dire, ha finito per legittimare ancora di più le istanze liberiste, neoliberiste o neoliberali, che non sono soltanto in chiave economica, ma anche proprio in chiave di riconfigurazione del rapporto individuo-cittadinanza-Stato. Non mi sembra di vedere altre domande. Grazie Raffaella. Allora, si potrebbero dare molte risposte a questa domanda. Io risponderei così. Da una parte il trend verso una depoliticizzazione degli aiuti, no? Ferguson ne aveva scritto all'inizio degli anni 90, è un trend, secondo me, assolutamente consolidato, depoliticizzazione degli aiuti. Il termine ingegneria, appunto, degli aiuti coglie perfettamente, no? Le centinaia di panel che vengono organizzate nelle conferenze, appunto, che riguardano gli aiuti allo sviluppo, che diventano una pura meccanica. Non c'è in questi casi un tentativo di soffermarsi sulla politicità, no, di quelli che sono gli interventi, sugli interrogativi che pongono, sui modelli che vengono applicati alle società africane. Secondo me, come dire, con il passaggio dal Washington al post-Washington consensus, questo dibattito si è in qualche modo bloccato, si è fermato. Non c'è in questo momento una visione alternativa al post-Washington consensus. Mi sembra che soprattutto nel caso africano ci sia un forte schiacciamento, no? Sull'idea dell'importanza di riformare la governance dell'Africa, che è sempre bad in confronto alla good governance che invece abbiamo noi nei paesi donatori. Secondo me, come dire, metti il dito su un problema molto importante, cioè invece quello di ravvivare, no, la questione politica alla base dello sviluppo, i problemi politici, le scelte che vengono fatte. Se posso aggiungere due cose molto brevemente, da una parte la mia impressione però è che anche i governi africani si siano in qualche modo appiattiti su questa visione. Cioè, se vuoi, i tempi eroici di alcuni leader che osavano andare contro questo consenso, penso a Nyerere nei primi anni Ottanta, Sankara, ecco, è venuto meno, non c'è in questo momento. Nyerere pagò un prezzo durissimo per aver tentato di, no, impedire la svalutazione che il Fondo Monetario gli chiedeva, fu costretto poi a dimettersi, no, dalla presidenza. Ecco, non c'è in questo momento. Questo è un grande problema. L'unico spiraglio, è però secondo me cominciamo a vederlo non solo in Africa, l'idea che bisogna soffermarsi sulla qualità. La qualità della crescita, non basta dal punto di vista ambientale, dal punto di vista distributivo, è importante cominciare a porsi delle domande, perché altrimenti appunto queste trasformazioni hanno un impatto anche sulla democrazia. Ti ringrazio moltissimo. Purtroppo la seconda relatrice non c'è, spero vivamente che non sia successo niente di grave, che ci siano stati solo problemi tecnici che le abbiano impedito di collegarsi. Quindi io aggiornerei la sessione e darei appuntamento alle 5, alle 17, se mi confermi Enzo, con la seconda parte di questa sessione, e continueremo il discorso su transizione democratica, democrazie autoritarie, con le due relazioni, quella di Stefano Bottoni su democrazie complicate, democrazie mancate, con particolare riferimento al caso ungherese, e la relazione di Federico Finkelstein, che ci riporta di nuovo nell'ambito atlantico sui disagi della democrazia, crisi, demagogia e populismi tra le due sponde dell'Atlantico. Alle 5, puntuali
qui di nuovo dopo un lungo caffè. Grazie a tutti e a tutte. E grazie di nuovo. Buonasera a tutti, è per me un grande piacere poter dare il benvenuto a tutti presenti all'ultimo blocco dell'ultima sessione del nostro convegno sociale Sisco dedicato al tema democrazie dal XVIII secolo al XXI secolo in una prospettiva di storia globale. Ringrazio subito anche a nome del Comitato Scientifico i due relatori di quest'ultimo blocco, Stefano Bottoni e Federico Finkelstein, che ci aiuteranno, immagino, ad arricchire e a complicare anche il quadro fin qui tracciato, sia dal punto di vista della dimensione cronologica, sia dal punto di vista della dimensione spaziale, coerentemente appunto con l'impostazione del nostro convegno, che ambisce a coprire un arco cronologico molto lungo che si spinge oltre la cesura dell'89, che raccogliere le sollecitazioni, insomma, gli stimoli che ci vengono dagli orizzonti conoscitivi della storia globale. Il primo relatore è Stefano Bottoni, che interverrà con una relazione dal titolo Democrazie complicate, democrazie mancate, punto interrogativo, le aree ex sovietiche dopo l'89. Federico Finkelstein ci parlerà invece del tema I disagi della democrazia, punto interrogativo, crisi, demagogie, populismi tra le due sponde dell'Atlantico. Come si può evincere facilmente dai titoli, si tratta anche in questo caso, come nella sessione precedente, di due osservatori, direi anche di due osservatori preziosi per gettare luce sulla pluralità dei modelli, delle forme, delle pratiche democratiche e per interrogarci in modo particolare sull'elevato livello di contendibilità della nozione di democrazia, sia come concetto statico o dinamico, come veniva prima ricordato, e sul carattere processuale della democrazia, quindi sui processi di democratizzazione, quindi sui successi, sui suoi fallimenti, e per tracciare un nesso di relazione con le precedenti sessioni, anche con i processi imitativi, emulativi, le riproduzioni, le traduzioni, le trasposizioni. Prima di dare la parola al primo relatore, ricordo che Stefano Bottoni insegna storia dell'Europa orientale in età contemporanea e un corso di storia globale presso il Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo dell'Università di Firenze. Prima di approdare all'Ateneo fiorentino, Stefano Bottoni ha svolto per diversi anni attività di ricerca e insegnamento all'estero presso il Research Center for the Humanities, presso l'Accademia Ungherese delle Scienze. I suoi ambiti di studio sono la storia politica e sociale dell'Europa centro-orientale in età contemporanea, con particolare attenzione al nesso tra questione nazionale, modernizzazione e pratiche totalitarie. Le sue ricerche si sono principalmente focalizzate sulle politiche nazionali, sulla violenza di Stato in Romania dal periodo interbellico alla caduta del regime comunista. Si è occupato anche dei nessi tra la collaborazione e la resistenza nel periodo comunista in Romania e in Ungheria e sulle politiche della memoria nell'Europa centro-orientale. Ora, negli ultimi anni, la sua attenzione si è spostata sui processi di transizione post-89 nei paesi dell'Europa centro-orientale, tema di cui ci parlerà oggi. È un autore molto prolifico e tra i suoi studi mi limito a ricordare due testi, Stalin's Legacy in Romania, The Hungarian Autonomous Region, 1952-1960, e uscito per la serie The Harvard Cold War Studies, e l'ultimo volume, Orban, un despota in Europa, uscito per la casa editrice Salerno. Gli cedo subito la parola con la raccomandazione e la richiesta di contenere, se possibile, il suo intervento entro i 30 minuti. Grazie, Stefano.
Grazie molte a Gabriele ed Ottavio per la presentazione, grazie a voi per l'invito, è un vero piacere essere qui, diciamo, con voi, quantomeno virtualmente. Non ho preparato un vero PowerPoint, però volevo partire dalla strettissima attualità per tornare indietro fino al Medioevo, in realtà, perché vorrei impostare la mia analisi sulla riflessione che un medievista ungherese, János Rücz, fece alla fine degli anni Ottanta della situazione dell'Europa centro-orientale e delle sue prospettive sulla democrazia e sulla democratizzazione. Il PowerPoint, molto banalmente, è il seguente. Spero che sia visibile. Lo lascerò un po' sullo sfondo. Si tratta del rapporto Freedom House 2020 sulla democrazia in Europa centro-orientale. Per Europa centro-orientale, in questo caso, come vedete, si intende tutto quello che stava al di là della cortina di ferro, per cui è una definizione altamente pragmatica, discutibile ovviamente come ogni definizione, però ha il pregio di essere facilmente leggibile. Ora, i territori in viola sono classificabili come autocrazia pura, per cui, diciamo, stati retti da regimi non democratici, e quindi abbiamo tutta l'Asia centrale, la Russia e la Bielorussia. In giallo abbiamo stati che vengono definiti come regimi ibridi, in cui quindi elementi di democrazia rappresentativa competono e convivono con corposi innesti autocratici. Poi vi dirò perché è molto interessante questa visione. Poi abbiamo il verde, diciamo il verde un po', quella roba tra il verde e l'azzurro, che designa stati dalla democrazia non particolarmente consolidata, quindi democratici con dei problemi, il verde verde invece stati che secondo più o meno tutti gli standard possiamo definire democratici, quindi con una democrazia più o meno funzionante. Ora, tutto questo rifletteva lo stato del 2019, quindi alla fine del 2019, nel trentennale più o meno della famosa caduta del famoso muro di Berlino. Ora, se noi guardiamo questi 30 anni attraverso questa lente, che è naturalmente una lente parziale, si potrebbero stilare rapporti con colori un po' diversi, mettere alcuni paesi in una categoria diversa, però diciamo il quadro che otteniamo è da un lato, come vediamo, sfaccettato, dall'altro quantomeno in ampio chiaroscuro. Nel senso che se prendiamo questa regione che era partita nelle sue varie componenti, quindi dall'Unione Sovietica al suo impero esterno, l'Europa centro-orientale, stalinizzata dopo il 1945-47, e vediamo che cosa succede a 30 anni dalla caduta del blocco sovietico, ecco, non abbiamo un quadro particolarmente incoraggiante. Vi ho messo questa fotografia proprio per avere un'immagine anche di questa situazione, che tra l'altro è una situazione, se avessimo una, diciamo, una serie di fotografie diacroniche dal 2000 in poi, diciamo, è una situazione che non è andata migliorando, ma è andata invece, soprattutto in alcuni paesi, ampiamente peggiorando. Quindi, e non mi limito qui al caso ungherese, al caso polacco, di cui parlerò in modo un po' più esteso, ma mi limito a un quadro generale. La stessa Russia, con tutti i suoi incredibili limiti democratici, ne ha parlato ieri ampiamente Antonella Salomoni, poi ci sono tutte le ricerche in corso sulla riflessione sulla modello democratico in Russia, sul liberalismo in Russia, per cui non ci voglio tornare, però 20 anni fa il quadro era ampiamente diverso anche in Russia, pure nei Balcani abbiamo una situazione difficile. L'Ungheria è interessante da questo punto di vista, vedete qui al centro di questa mappa, perché è l'unico paese per ora dell'Unione Europea e della NATO a condividere questa situazione, diciamo, di giallo, che indica come l'Ucraina, la Moldavia, Serbia, Bosnia e Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia, Albania, cioè questa più o meno è la compagnia, questa è la lega in cui, diciamo, è finita l'Ungheria, una situazione di democrazia ormai ampiamente turbata da elementi, se non ampiamente dittatoriali, ma sicuramente autocratici. E questo quindi è un caso che riguarda anche, appunto, il modo, diciamo, di definirsi di questa nostra area euro
atlantiche, in quanto ci sono ormai dei paesi che tutte le principali organizzazioni, misurazioni internazionali sullo stato della democrazia definiscono ormai un qualcosa di non pienamente democratico in varie gradazioni. Ora, ci dovremmo chiedere a questo punto che cosa è andato storto, ecco, in questa situazione, perché è evidente che ci troviamo di fronte a un processo di lungo periodo, e infatti ho segnalato nel mio abstract l'idea di discutere la parabola della democrazia liberale di tipo occidentale nei decenni successivi a 1989, e avevo anche anticipato che il ragionamento sarebbe intercorso su tre punti fondamentali. Il primo era il nesso continuità-rottura nelle trasformazioni politiche e socio-economiche dell'Europa orientale contemporanea, e quindi il tasso o il saliente, il gradiente di novità che possiamo riscontrare sia nel processo di sovietizzazione comunista post-45, che viene spesso visto come un momento di rottura quasi assoluta, e anche in parallelo nella rinascita democratica post-1989. In realtà, nell'analisi empirica, condotta ormai da diversi decenni sulla base anche di un'ampia mole di documenti d'archivio, possiamo riscontrare il fatto che in entrambi i processi il grado di novità, il gradiente di novità sia stato probabilmente molto inferiore rispetto alle resilienze, alle resistenze, alle persistenze di fenomeni politici, di pratiche sociali che si riteneva o si erano ritenuti precocemente scomparsi. Il secondo è quello della sincronia fra tempo politico e tempo vissuto, e cioè tra storia istituzionale, storia dall'alto, e storia sociale invece dal basso. Le leggi, i parlamenti, le corti costituzionali, i governi possono cambiare rapidamente adattandosi a modelli anche imposti dall'esterno o autoimposti sulla base, diciamo, di esperienze di quelle che vengono chiamate le best practices, no? Ma gli assetti sociali e soprattutto la mentalità collettiva, gli assetti culturali, cambiano in misura assai minore o in modo più contraddittorio. La terza è che le radici della ritirata democratica, democratic backsliding, che ormai è una definizione che viene a comprendere quest'ampio fenomeno di difficoltà non soltanto dell'avanzata della democrazia laddove era in difficoltà, ma anche di mantenimento della democrazia laddove ormai essa sembrava consolidata, per esempio in paesi come la Polonia e l'Ungheria. Ecco, le radici della ritirata democratica stanno esclusivamente in fenomeni contingenti come la grande crisi del 2008-2009, i problemi dell'integrazione europea dopo il 2004-2007, oppure hanno radici più antiche. Ecco, propongo questa riflessione a partire dalle considerazioni, da un libro molto importante di uno storico ungherese, era un medievista che si chiamava Jenő Szücs, vissuto fra il 1929 e il 1988, perché Szücs, credo in modo molto plastico e meglio di molti altri, affrontò il problema della diversità o della specificità di questa regione che chiamava l'Europa centrale, a partire dal Medioevo e fino agli anni 70-80, quindi fino alla fine più o meno del blocco sovietico, e affronta in modo molto originale problemi che abbiamo trattato nelle relazioni di ieri, sia di Agostino Giovagnoli, sia di Antonella Salomoni a proposito del caso russo, per esempio separazione Stato-società, il ruolo della religione, il ruolo del liberalismo e le varie concezioni della democrazia. Il problema di base alla riflessione di Szücs era come affrontare da storici il fatto che lo sviluppo della metà orientale del continente europeo presenti un miscuglio a volte sorprendente o addirittura sconcertante di somiglianze e differenze rispetto alle nazioni occidentali più antiche e più sviluppate. Questo è il problema
di base che nel lungo periodo non possiamo non affrontare perché è davanti ai nostri occhi. E cioè, dobbiamo o possiamo parlare di faglie di sviluppo politico istituzionale, oppure dobbiamo evitare di spingerci così in là, diciamo, con i ragionamenti. La domanda infatti è la guerra fredda, e cioè il fatto che l'Europa orientale sia stata, diciamo, scaraventata nelle braccia di un altro tipo di sistema politico, di un'altra concezione del mondo, dello Stato, della società, dopo la Seconda Guerra Mondiale. La guerra fredda spiega tutto, cioè quando e come ha origine la separazione dell'Europa, che culmina idealmente nei 40 anni della guerra fredda. È un accidente storico, una deviazione, un errore facilmente correggibile, oppure va a intrecciarsi a delle faglie sociali, culturali, politiche, istituzionali che si erano create a partire dall'epoca medievale. In questo lungo saggio che si intitolava Ritratto delle tre regioni storiche d'Europa, che è uscito anche in italiano nel 1996, pubblicato da Rubettino, Switch vuole rispondere a due domande fondamentali. La prima è: dove si estendono i confini interni dell'Europa? Che è una grande domanda, e la sua risposta sui confini interni dell'Europa sono le linee di frattura storica che partono dalla caduta dell'Impero Romano, e cioè il limes germanico-retico, il confine orientale dell'Impero Romano, in Germania tra i fiumi Reno ed Elba Sale, e invece in Ungheria intorno al Danubio fino al V secolo. E il secondo, diciamo, limes importante è il limite orientale dell'Impero Carolingio all'inizio del IX secolo, ancora una volta i fiumi Elba Sale a nord, e la Leita a sud di Vienna e Bratislava a sud. Quindi, come vedete, c'è una fortissima persistenza di queste linee. Elba Sale, più o meno un confine ideale tra l'attuale Germania o gli attuali Länder occidentali e orientali della Germania, Danubio, Leita, il confine tra l'Austria e l'Ungheria di oggi, più o meno. Ed è veramente impressionante questa persistenza. Quindi questo, i confini interni dell'Europa intesi come linee di sviluppo sociale e politico. Il secondo era, o la seconda domanda a cui Switch, che era uno storico ungherese, tra l'altro comunista, si era iscritto giovanissimo, a 18 anni, al Partito Comunista Ungherese, e vi restò iscritto pur in una posizione molto critica fino agli anni 80, cosa distingue il modello di sviluppo occidentale da quello, tra virgolette, orientale? La base dell'argomentazione di Such è che l'Occidente, e che tra l'Occidente e l'Oriente, durante il Medioevo, si creano due frontiere interne. Una è il confine orientale dell'Impero Carolingio, una linea molto marcata, scrive, che dalla bassa Elba Sale solca l'Europa a sud, lungo il Leita, più oltre, lungo i confini occidentali dell'antica Pannonia, la frontiera orientale dell'Impero Carolingio. L'altro confine interno è quello tra il mondo cattolico e quello ortodosso, stabilito nell'undicesimo secolo, dopo il grande scisma del 1054. Si delinea, scrive Switch, una seconda, non meno marcante, linea divisoria, all'incirca parallela alla precedente, un po' più a oriente, dalla regione del Basso Danubio, su fino ai Carpazi orientali e più a nord, lungo le foreste che separano la Slavia occidentale da quella orientale, la terra polacca da quella russa, che nel secolo XIII raggiunse il Baltico, visibilmente dimenticando anche quel certo confine Elba-Leita di una volta. Ora, naturalmente tutte le nozioni di limes e tutte le nozioni di confini possono essere discutibili da un punto di vista geografico, ma il punto è che se analizziamo lo sviluppo politico e sociale di quest'area dell'Europa centrale barra orientale dal Medioevo fino agli imperi multinazionali, di cui tutta quest'area entra a far parte al più tardi nel XVIII, inizio del XIX secolo, quindi Impero Asburgico, Russia Zarista o Impero Ottomano, quello che vediamo e quello che Switch tenta di analizzare è una divaricazione dallo sviluppo occidentale. Perché lo sviluppo occidentale viene definito da questo storico unico nel suo genere? C'è un'idea di unicità. La chiave di volta è la separazione tra Stato e società.
scrive: se cerchiamo le radici dello sviluppo sociale nel senso occidentale, oppure vogliamo toccare, come avrebbe detto Marc Bloch, i caratteri originari dell'Occidente, in questi caratteri rientra la separazione dalla società, tra virgolette, dello Stato, e cioè una struttura politica che ha reso possibile la stessa separazione teorica. Infatti, aggiunge, la separazione tra società e Stato non costituisce un elemento endogeno e naturale scontato della storia umana. L'esistenza autonoma dello Stato non è un'eccezione, è un'eccezione rara nella storia umana, e le eccezioni sono i prodotti di lusso della storia. Questo lusso, aggiunge Switch, fa capolino nel capostipite dei modelli di società autonoma, dalla coinonia dei libera cittadini, della polis greca, poi la res publica romana. Queste vanno perse, poi vengono recuperate nel Medioevo nel modello della città-stato della penisola italica, e in una comunità continuità storica e ideale che sarebbe poi sboccata dal tardo Medioevo nell'Europa moderna. Ecco perché, scrive Suce, l'idea della separazione tra Stato e società non possa venire concepita negli imperi, nei grandi imperi, tra virgolette, orientali, che pure caratterizzano lo sviluppo medievale. Bisanzio, il mondo islamico, in Cina, la Rus di Kiev nel XIII secolo, ma in Bisanzio, per esempio, evidenza la rigidità difensiva di un quadro antico di integrazione, cioè dal 395 d.C. il residuo dell'impero romano d'Oriente lascia una struttura centrale centralizzata, appunto tesa alla difesa di una struttura antica. C'è il modello espansivo dell'Islam dal VII secolo, che coniuga il lascito delle grandi civiltà mesopotamiche e persiana e le ibrida con le tradizioni del mondo latino in Africa settentrionale, e il risultato è una autocrazia militar-teocratica, che però è inadatta di per sé all'idea teorica, alla teorizzazione di una separazione tra Stato e società. I primi 500 anni dell'Occidente, scrive Such, sono un take-off, sono un decollo del tutto inconsueto nella nascita delle grandi civiltà, perché non sono caratterizzati da integrazione, ma da disintegrazione. Apparentemente sono caratterizzati da un regresso di civiltà, riruralizzazione, riagrarizzazione ed anarchia politica. Ma tra il 1000 più o meno e il 1300, proprio queste condizioni di partenza apparentemente molto difficili rendono possibile la straordinaria rinascita dell'Europa, tra virgolette, occidentale. Ecco, l'Europa centrale, cioè i territori di cui ci occupiamo oggi, l'Europa di mezzo viene presa dal tardo Medioevo all'inizio dell'epoca moderna in questa tagliola tra modernizzazione e sottosviluppo. Cioè, una delle caratteristiche degli imperi di mezzo dell'Europa medievale, la Polonia, la Boemia, l'Ungheria, sta proprio nella presenza di strutture politiche e sociali simili a quelle occidentali, ma deformate, incomplete o rarefatte. Per esempio, il processo di urbanizzazione, si può guardare anche su mappe il reticolo urbano e metterlo sulla mappa si vedono molto bene, appunto, questa rarefazione, si vede molto bene la rarefazione che segue in un certo senso il limes che vi avevo detto prima, oppure lo sviluppo delle rotte commerciali, l'assenza di città autonome, poche grandi città, molti borghi, tantissimi villaggi, masse nobiliari che comprendono fino al 5, 8, 15% dell'intera popolazione, nel caso della Polonia, una piccola nobiltà incolta, ma fieramente attaccata ai propri privilegi. Il servaggio, che entra nelle strutture sociali nel XIV, XV secolo, proprio quando comincia a sparire dalle mappe dell'Europa occidentali. Quindi la risposta dell'Europa centro-orientale, scrive Such, alla sfida del mondo globale dell'inizio dell'era moderna è quello di una crescita estensiva. L'Occidente dell'assolutismo subordinò la società intera allo Stato. L'Oriente quasi la statalizzò. In Occidente le autonomie di ogni sorta e le libertà, dal particolarismo corporativo alla policromia regionale, non furono mai del tutto liquidate, ma tutt'al più ridotte e poste sotto il controllo statale.
in Oriente, i Romanov dal 600, liquidano i residui dell'autogoverno locale dei boiari delle città-stato sottomesse all'impero zarista. Scrive Such: una delle contraddizioni feconde dell'assolutismo occidentale fu che nel margine concesso sotto lo Stato, i sudditi, prima o poi iniziarono a sintetizzare le proprie libertas in libertà unificata. L'assolutismo zarista invece escludeva qualunque contraddizione e mise coerentemente in atto la propria concezione della società come insieme di sudditi. Questa differenziazione ebbe a impattare nel XVIII-XIX secolo anche sullo sviluppo del protocapitalismo in Europa centro-orientale. Qui arriviamo al punto del rapporto tra Stato assoluto e sovranità popolare. Lo Stato assoluto, anche in Occidente, fu a lungo il massimo attore economico, ma mentre in Occidente il mercantilismo si trasformò presto, relativamente presto, in una società capitalistica organizzata sotto la protezione dello Stato, la logica del mercantilismo russo portò ad allargare il tradizionale monopolio zarista del commercio e della manifattura, creando di fatto le premesse di quello che in epoca sovietica e oggi in parte sotto altre forme nella Russia di Putin chiamiamo il complesso militar-industriale. Le formule di legittimazione pure statale sono molto diverse, e cioè il potere del sovrano, teorizzato pure da personaggi come Grozio, Baudin, Hobbes, non è mai del tutto illimitato e senza controllo nella pratica, neanche nelle monarchie assolute. Mentre invece nell'assolutismo russo, Mosca eredita gli elementi della mistica statale di Bisanzio, con al centro la missione di apostolato dello zar di tutte le Russie come vicario di Dio. La Chiesa quindi si sottopone allo Stato sul modello bizantino, almeno fino a quando Pietro il Grande non trasforma nel Settecento la Chiesa ortodossa in ufficio statale con la creazione del Sacro Sinodo. E si cristallizza quindi dal Settecento una nuova ideologia statale intorno a una triade indissolubile fra autocrazia, ortodossia e popolo russo. E in questa triade confluisce un unico obiettivo, che è il potere personale dello zar. Quindi le opposizioni, l'opposizione politica, qui arriviamo a un elemento che è molto attuale, lo era anche nel comunismo, lo era anche nei decenni del comunismo con la dissidenza, l'opposizione non è in grado di sfidare il potere sui diritti di libertà, ma solo in chiave di rinnovamento mistico, che è un problema molto attuale, non soltanto in Russia in realtà, ma in tutti quei regimi, parlo anche dell'Ungheria di Orban, in un certo senso, in cui un certo tipo di potere, un certo tipo di struttura politica e di assetto statale va a configurarsi come un qualcosa che non ha reali alternative politiche. E quindi l'opposizione rimane un gesto, diciamo, simbolico, un gesto di resistenza etica, ma non riesce a compiere il salto di qualità che la porta a sfidare effettivamente il potere. Ora, come impatta tutto questo, o questa idea, questa visione di lunghissimo periodo, su quello che vorrei dire intorno al 1989? Ecco, il 1989, che Such non visse, perché si suicidò, come tanti ungheresi, nel novembre 1988, quindi si suicidò esattamente alla vigilia dei cambiamenti, di cui sarebbe stato poco entusiasta, ma non perché fosse un comunista imperterrito, ma in quanto nel 1988, nelle sue ultime uscite pubbliche prima del suicidio, aveva apertamente messo in guardia l'opposizione intellettuale ungherese, quindi la dissidenza democratica ungherese, che in quel momento sembrava molto sicura di sé rispetto al cambio di regime possibile, del fatto che senza un'autentica società civile, che Such riteneva non esistesse affatto in Ungheria, quindi senza un vero coinvolgimento popolare e senza un'autentica società civile fatta di masse e non fatta di una piccola legione di attivisti, un vero cambiamento profondo anche sul lungo periodo della mentalità collettiva, del modo di percepire il rapporto tra lo Stato e la cittadinanza, tra lo Stato e la società, sarebbe stata impossibile.
possiamo dire una trentina d'anni dopo che la storia gli avrebbe dato assolutamente ragione. E cioè molti dei problemi che oggi ci troviamo ad affrontare nell'interpretare la disfatta democratica, lo scivolamento democratico dell'Ungheria e della Polonia, paradossalmente i paesi dai quali partì il 1989, i paesi che erano più avanti nella ricerca di paradigmi alternativi al moribondo regime comunista negli anni Ottanta, con la Polonia, il movimento di Solidarność, in Ungheria il riformismo di Kádár e dei suoi giovani tecnocrati. Il problema del 1989, che è macroscopico nel caso ungherese e polacco, è proprio il problema di come interpretare oggi questa che allora chiamavano una rivoluzione. E allora, tornando al ragionamento iniziale, e quindi tornando ai tre punti, io partirei da una periodizzazione alternativa dell'ultimo cinquantennio, quarantennio di storia dell'altra Europa, dell'Europa centro-orientale, in cui le faglie decisive non sono tanto nel 1980-91. L'89-91 non è un momento assoluto di rottura, ma è piuttosto una tappa intermedia molto importante in un trentennio, 1975 più o meno, 2005 più o meno, quindi punto di partenza metà degli anni 70, punto di arrivo o di frattura autentica, il momento dell'ingresso nell'Unione Europea, più o meno, in cui si svolge, come dire, un grande processo o una grande ascesa della globalizzazione, dei diritti umani che diventano un'ideologia sostitutiva di tanto altro, dagli anni 70. Questo manda in crisi la legittimità ideologica del blocco sovietico, determina alcune delle premesse fondamentali, insieme alla crisi economica, al problema del debito, eccetera, determina la crisi finale del blocco sovietico alla fine degli anni 80, e l'89-91 sono il momento culminante di questo. Negli anni 90 il paradigma democratico cerca di estendersi in ampie zone dell'Eurasia, in alcuni casi ci riesce, in altri casi, come nel caso russo, fallisce quasi immediatamente, e negli anni 2000 quello che vediamo è quello che manda in crisi, in realtà, il paradigma democratico, l'estensione della democrazia come pratica, come best practice, come migliore pratica possibile, è l'ascesa di progetti di modernizzazione autoritaria dalla Cina, dalla Russia fino alla Turchia, che si propongono in modo più o meno esplicito come ormai alternativi a un modello di democrazia occidentale di tipo liberale. Quindi, tornando sempre appunto al ragionamento iniziale, parlando del nesso continuità-rottura, mi sembra molto importante sottolineare le persistenze, le resistenze o l'ibridazione di culture politiche e sensibilità individuali e collettive, per esempio nel caso ungherese e polacco. I paesi che generarono l'89 est europeo e dettero molta, come dire, della sua carica ideale, da Solidarność al comunismo riformista in Ungheria, sono oggi paesi in cui leadership caratterizzate da un populismo pragmatico, in realtà, pienamente integrato nella politica e nei dibattiti culturali globali, e tra l'altro due paesi membri dell'Unione Europea, della NATO, quindi pienamente integrati nelle strutture euroatlantiche, contestano in modo più radicale il primato etico della democrazia liberale. Questo è un problema grande come una casa che ci troviamo ad affrontare dall'interno e non dall'esterno dei nostri assetti attuali. Il secondo problema è quello dell'asincronia, no? Tra tempo politico e tempo vissuto. Ecco, un problema spesso sottovalutato è che nel rapporto con l'Occidente, l'Ovest, idealizzato in Europa orientale negli anni 80 e negli anni 90, in particolare dagli intellettuali, era un Occidente ancora pre-89, cioè ricco, consumista, ma molto più conservatore nei valori sociali e collettivi rispetto a quello di oggi, quantomeno nelle sue elite e nelle sue classi dirigenti. Si è quindi creato, e si vede molto bene anche nei comportamenti elettorali, potrei dire sia a Ovest ma soprattutto a Est, un problema di catching up with, un problema di
raggiungere, ma raggiungere cosa? Qual è l'obiettivo? Dov'è il bersaglio? Quel bersaglio si è mosso, cioè la Germania che si aveva in mente, il modello di società tedesca, che l'Europa orientale, molti cittadini dell'Europa orientale continuano ad avere in mente, è il modello della società tedesca ricca, più o meno contenta, soddisfatta di se stesso degli anni 80, non sicuramente quello molto più problematico della Germania di oggi. E quindi la sensibilità collettiva dei vari frammenti di Europa in realtà mostra una asincronia veramente notevole. E questo mi sembra un grosso problema che si associa a quello del vecchio limes, diciamo puramente geografico dei confini delle varie parti d'Europa. Il secondo problema della sincronia è che l'89 non è appunto un evento rivoluzionario, non è un punto d'arrivo, ma è una tappa intermedia, più banalmente, di una periodizzazione che è centrata sull'affermazione e sul successivo declino dell'idea di una democrazia globale. E osservatori come Dahrendorf o Furet, già poco dopo il 1989, avevano avvertito che l'89 non è, era un evento portentoso naturalmente, impressionante, ma molto problematico in quanto non portava con sé, a differenza delle rivoluzioni generalmente, alcuna vera innovazione ideologica. Tant'è che se guardiamo il tentativo di costruire queste democrazie attraverso i partiti, attraverso i movimenti di massa, fallirono immediatamente le terze vie, quindi modelli di ibridazione tra socialismo, capitalismo, socialismo dal volto umano, tentativo di preservare modelli economicamente collettivisti in una nuova visione più democratica, le ideologie agrarie, i partiti agrari erano stati una grande, l'Internazionale Verde era stato un grande modello negli anni 20, negli anni 30, un tentativo di superare la contrapposizione tra capitalismo e socialismo. Tutto questo praticamente nei dibattiti post 1989 sembra praticamente non esistere. E cioè non c'è alcuna elaborazione politica, ideologica autoctona, vuol dire frutto di una riflessione radicata nel contesto storico dei vari paesi. I partiti diventano sempre di più, come dire, organizzazioni in franchise dedite in parte agli affari propri e quindi in parte, come dire, a quello che la politica deteriore fa più o meno ovunque nel mondo, in parte diventano portatori in conto terzi di interessi. Ci si chiama liberali, ci si chiama di destra, ci si chiama di sinistra, ma in realtà senza una vera appropriazione intellettuale di questi concetti. Da questo punto di vista, la democrazia occidentale come sistema di valori o di non valori dei partiti che vennero a costituire queste democrazie fu oggettivamente un prodotto di importazione, o come ha ricordato ieri Antonella Salomoni a proposito del politologo russo Dmitry Furman, è una democrazia per imitazione, in cui spicca una disparità tra principi costituzionali formali e una realtà ancora semi-autoritaria, evidentemente ereditata da decenni, per non parlare di secoli, in molti casi, di pratiche sociali autoritarie. Perché tutto questo avrebbe dovuto cambiare? Quindi, ultimo punto, molto velocemente, le radici della ritirata democratica in atto in buona parte dell'Europa centro-orientale, pur con alcune differenziazioni, possiamo considerarla una vera sorpresa? Io credo che se parliamo da storici e quindi cerchiamo di separare i nostri sentimenti, le nostre valutazioni personali, dall'analisi storica e se cerchiamo di appunto di ragionare sul lungo periodo e di costruire un discorso storico intorno a questo, non c'è praticamente alcun motivo di sorprendersi di tutto questo. Gli esperimenti democratici dell'area sono sempre nati in laboratori politici ristretti e generalmente in seguito a eventi o a sommovimenti geopolitici, guerre, carestie, invasioni, la prima guerra mondiale, per esempio, con il totale rivolgimento dell'assetto anche territoriale dell'area, la nascita di nuovi stati, il tentativo pluralista
abortito nella maggior parte dei paesi dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo pochissimi anni o addirittura mesi, e poi il nuovo assetto post 1989 o 91. Quindi questi esperimenti democratici sono generalmente durati pochissimo, al massimo un paio di decenni, Cecoslovacchia 1918-19, 1938, il migliore esempio che abbiamo a tutt'oggi, sono generalmente terminati in conflitti armati, dispute etniche o colpi di mano autoritari sul piano interno. Con questo non voglio dire che non c'è alcuna predisposizione alla democrazia, e con questo non voglio dire che il collasso democratico, per esempio nell'Ungheria degli ultimi 10 anni, era completamente inevitabile. Ci sono tutta una serie di fattori, alcuni ho provato a descriverli nel libro che ho scritto su Viktor Orban, ci sono tutta una serie di fattori contingenti, di eventi, di circostanze che avrebbero potuto cambiare il corso degli eventi. Ma se cerchiamo di inscrivere queste apparenti deviazioni in un corso storico più generale, vediamo che ci sono dei pattern, vediamo che ci sono degli schemi di sviluppo, vediamo che ci sono delle radici storiche profonde della mentalità collettiva che possiamo cercare, come dire, di cui possiamo dispiacerci, ma che non possiamo ignorare quando analizziamo il tentativo e poi il fallimento nella costruzione di una comunità democratica in Europa centro-orientale. Grazie. Ringrazio molto Stefano Bottoni per questa davvero ricca, densissima relazione che ha decisamente complicato il quadro, richiamando il ruolo che nella costruzione discorsiva, se ho capito bene, dell'identità post-89 hanno avuto processi plurisecolari, e ha richiamato poi l'attenzione su categorie che nel corso del convegno non abbiamo affrontato in maniera approfondita, come quella di impero, categorie spaziali di impero, di Europa di mezzo, la Mitteleuropa, che ridefiniscono nozioni appunto spaziali, politiche, che relativizzano sia il concetto di Europa in sé, sia il concetto di Europa occidentale, ma la stessa Europa orientale, anche a partire dalla slide che ha mostrato all'inizio, mi sembra un costrutto concettuale molto, molto complesso. Lo ringrazio anche e soprattutto per lo sforzo che ha fatto nell'intercettare quella che era una delle nostre richieste, cioè questa riflessione sulla necessità di ripensare le periodizzazioni a partire appunto da un'impostazione che è capace di affrancarsi da un'impostazione troppo occidentale centrico, oppure appiattita su una visione dell'Europa occidentale. Qui insomma ci sono molte sollecitazioni sulla periodizzazione che propone Stefano Bottoni, mi sembra che vada in una direzione di una relativizzazione dell'esperienza del comunismo in qualche modo, a fronte appunto di processi di più lungo periodo, ma avremo sicuramente modo di ritornare nel dibattito. Do ora la parola a Federico Finkelstein, che interverrà su un tema: i disagi della democrazia, crisi, demagogie, populismi tra le due sponde dell'Atlantico. Ricordo che Federico Finkelstein è professore presso il History Department della New School for Social Research, dove dirige anche il Jane Program in Latin American Studies. I suoi ambiti di ricerca spaziano dalla storia del fascismo alla storia del populismo, alla storia dell'Olocausto, alla storia ebraica in America Latina e in Europa. È un autore molto prolifico anche lui, è autore di diversi libri pubblicati in più lingue. Anche qui mi perdonerà, mi limito a ricordarne solo due: From Fascism to Populism in History, pubblicato per University of California Press nel 2017, con una riedizione, una nuova edizione nel 2019, e tra i suoi studi più recenti, A Brief History of Fascist Lies, anche questo uscito per la casa editrice University of California Press nel 2020 e che è stato pubblicato e che sarà pubblicato in tantissime lingue: spagnolo, turco, coreano, cinese, italiano, ungherese.
Cedo subito la parola anche a lui con la richiesta di contenere l'intervento nei 30 minuti e lo ringrazio in modo particolare per la sua disponibilità a intervenire in italiano. Grazie. Grazie. Anche io voglio ringraziare Cisco, Gabriele, Enzo, Raffaele, tutti i membri per questa opportunità di parlare con questa associazione, con i membri di questa associazione e questa conferenza. Mi dispiace di no, per ovvie ragioni, che non posso fare questo di forma non virtuale, ma forse reale, ma questo non è possibile per nessuno. Forse nel futuro sarebbe un'opportunità per conoscere tutti questi colleghi in Italia. E mi dispiace che il mio italiano non è un vero italiano, ma è questo che noi in Argentina chiamiamo cocoliche, che è una fusione tra italiano e spagnolo, ma forse è possibile di comprendere questo esotico linguaggio. Gabriele, se no cerco una parola, io posso domandare, no? O lo dico... E forse lo dico in inglese, se non cerco la parola esatta. Io voglio parlare di una situazione che è in bocca e in testa di tutti. Io penso che l'attuale crisi della democrazia, e io voglio parlare di questo secondo la mia prospettiva, che è quella di un storico che ha analizzato alcune relazioni transatlantiche e più specificamente il ruolo del fascismo dopo il populismo in questa situazione. Ma questa crisi della democrazia non è la prima, ovviamente, e non è solamente americana. Ma lo che è interessante è che se si pensa tanto su questa autorivendicazione statunitense e americana di essere la lunga, la più antica democrazia del mondo, è vero che questa crisi della democrazia globale ha in Stati Uniti d'America un punto centrale, come dire, un luogo centrale per... che è anche un luogo di influenza per altri e forse di legittimazione. Questa ovviamente non è la prima volta che un caso così importante che si usa per legittimare tanti altri sistemi politici di tipo o con desideri antidemocratici in altri luoghi. Il caso io penso un caso eccezionale per pensare questo è ovviamente il caso italiano di Mussolini, che io ho lavorato su un punto specifico, che è la relazione nella mia ricerca. Io ho lavorato su questa situazione della relazione tra il fascismo italiano e Latinoamerica, e più particolarmente il caso d'Argentina. Questa è la mia prospettiva, che è lo che si dice il subject position del storico, no? Per pensare questa questione attuale, io penso questa questione sulla base della mia prospettiva. E la domanda per noi storici ovviamente è come rispondere a una domanda generale, che è di nuovo in questa situazione. Ovviamente c'è tante cose nuove, ma c'è anche relazione di tipo analogica, ma anche ideologica, con il passato autoritario a un livello globale. E in questo caso, io che vivo negli Stati Uniti per le due ultime decadi, per gli ultimi 20 anni che io vivo negli Stati Uniti, è per me una grande come dire, sorpresa, che uno dei dibattiti politico più importanti dell'ultimo anno negli Stati Uniti è se il presidente degli Stati Uniti era come Mussolini. Come dire, la questione di se Trump era un fascista e se Trump era come Mussolini o Hitler
ha diventato per le ultime anni una questione centrale della politica americana. Ma io penso che dal punto di vista storico e anche dal punto di vista dei cambi di tipo storico, cioè in termini di periodizzazione, la domanda si presentavano tante volte come una situazione essenzialista, una situazione transistorica, perché ovviamente se la domanda è Trump come Mussolini, questo non è possibile di dire in termini storici che è così. Tutti i periodi, tutte le storie sono differenti e tutti i personaggi storici, anche le differenti storie nazionali, sono differenti. Ma se la domanda diventa differente, quali sono le relazioni di tipo storica e anche specificamente ideologica tra il trumpismo o, per dire in termini generali, la nuova wave, la nuova ola di leader antidemocratici con il passato fascista, la risposta sarebbe differente, perché non si cerca la continuità assoluta o la identità assoluta tra differenti storie, ma la relazione, cioè come la storia passata del fascismo o anche dell'antico populismo possono aiutare noi a pensare il presente. E in questo senso io voglio parlare un po' del fascismo e populismo, della storia del fascismo e populismo e come c'è una differenza tra ambi forma di intendere e di praticare la politica. Io ho lavorato su questo nel mio anteultimo libro che in italiano si chiama Dai fascismi ai populismi, che è questo. Vede che la tappa, la copertina italiana mi piace moltissimo, perché questa domanda, qual è la relazione tra Mussolini e Trump, si presentano quasi come quello che mia figlia ha detto, sarebbe così come se c'è anche un bacio tra loro, no? Che una relazione quasi diciamo di amore tra due processi storici, e forse dal punto di vista della democrazia è un'attrazione che si può dire che è fatale per la democrazia, o potenzialmente fatale per la democrazia. Ma c'è tra Trump, un leader, come dire, l'ultimo tipo di leader populista, e Mussolini, uno dei più famosi dei leader fascista, c'è anche tante differenze di tipo ideologiche, politica, ma anche di periodizzazione. Voglio in questo caso sottolineare, perché Gabriele menzionava questa questione della periodizzazione, e per me, secondo, se si vede questa questione non solo da un punto di vista, io penso, europeo, ma anche su un punto di vista che include la storia dell'America Latina e anche la storia del cosiddetto Global South, è possibile di dire, io penso, che anche forse più importante che le primi anni 90 dell'ultimo secolo, io penso che l'anno 45 è più importante. È un punto di vista, è un momento centrale della storia del mondo che marca, la transizione tra un mondo tripolare, un mondo di fascismo, liberalismo e comunismo o socialismo reale, a un mondo che in tanti sentiti diventa un mondo bipolare. Ma questo non si può pensare in forma dicotomica, perché la mia domanda è precisamente qual è il luogo o what happened, qual è la situazione di quelli tanti persone di estrema destra, tante persone dell'antidemocrazia che non si identificano con l'egemonia americana, con il liberalismo, ma neanche ovviamente con il comunismo. Dopo il 45, qual è il futuro di questa vocazione antidemocratica senza i leader centrali, senza la legittimazione che una Italia fascista o una Germania nazista
brindavano a tanti fascisti globali. E anche dopo il 45 è un momento centrale per la storia del mondo, perché non è il comincio, ma è la, come dire, una dinamica più forte per i movimenti di decolonizzazione. E in tanti sensi il comincio del fine di un tipo di imperialismo esplicitamente territoriale. In questo caso, qual è la situazione della democrazia a livello globale? Per generalizzare, in Europa centrale e orientale si vedono dittature di tipo comunista. All'Europa occidentale, in questo caso ovviamente non c'è un luogo ovvio e anche disponibile per la terza posizione tra capitalismo e comunismo. In Europa occidentale generalmente c'è una situazione costituzionale anche di antifascismo che non fa possibile per la vecchia scelta fascista di essere successful in ritornare al potere. La situazione in tanti luoghi di Africa e di Asia è una situazione di partito unico. In questo caso, come si sa anche per i vecchi casi di Brasile, Cile o Ungheria, quando c'è un partito autoritario, non fascista ma autoritario, i fascisti anche, no, anche soffrono, soffrono i limiti e la repressione dello spazio politico. Lo stesso Stati Uniti, dove c'è, non dire una costituzione antifascista, ma un senso che non c'è un luogo per questa opzione di tipo autoritario e autoritaria di tipo antidemocratico, e forse in Spagna o Portugale anche c'è una continuità del tipo di dittatura, e la domanda diventa qual è il luogo dell'America Latina. E in America Latina c'è una possibilità per questi fascisti, i fascisti in fuga in un senso, ma io non dico solamente i fascisti in fuga d'Europa, ma anche tanti autoritari e fascisti latinoamericani che diventano democratici. E questa situazione, quando i dittatori e i fascisti diventano, o forse per default o perché non c'è un'altra possibilità, si rincontrano con il mondo della democrazia, e secondo me il nascimento dei primi populisti al potere. Il populismo ovviamente esisteva prima il fascismo, ma dopo la caduta del fascismo diventa di nuovo un'opzione, diciamo, autoritaria per andare al potere in democrazia, ma in un senso illiberale. E se si pensano, questa questione di come il fascismo, lo dico in inglese, come il fascismo takes advantage of a crisis of democracy per distruggere la democrazia dall'interno e creare una dittatura dalle alto, from the top. I casi più famosi ovviamente sono quello di Mussolini e di Hitler, che usano mezzi di tipo democratico per distruggere la democrazia e creare una dittatura. Ma dopo il 45 c'è tanti dittatori e fascisti che in un senso loro riconoscono che non è possibile, per mantenere il potere o per accedere al potere, di essere fascista o dittatore in questo nuovo mondo bipolare. Ma in questo senso loro riconoscono che per mantenere o accedere al potere è possibile di usare la democrazia per minimizzarla,
per bastardizzarla, non so come si dice questo, in un senso illiberale, ma senza distruggerla, è possibile di creare una terza posizione tra liberalismo e comunismo, ma all'interno della democrazia. Cioè, per usare vocabolario di tipo centroeuropeo, i primi democrazia di tipi liberali sono nata a Latinoamerica dopo il 45. Il primo caso, ma che non è il caso centrale, è importante sottolineare questo, ma è il primo caso e dopo sarà seguito per altri casi. Il primo caso è il del colonnello Juan Domingo Perón in Argentina. Perón è interessante perché lui è un fascista, è anche l'uomo forte di una dittatura, quella che diventa il potere all'anni 43, ma al 45 Perón riconosce che non è possibile in questo nuovo mondo di postguerra di mantenere il potere in una situazione di dittatura. E lui farà una cosa che veramente lo contrario, lo inverso a quello che ha fatto Mussolini. Perché Perón è un dittatore che distrugge la dittatura dall'interno per creare una democrazia. Esattamente lo inverso, lo contrario a quello che aveva fatto Mussolini. Mussolini aveva distrutto la democrazia dall'interno per creare una dittatura, Perón distrugge la dittatura per creare una democrazia. E questa democrazia è ovviamente, lui vince elezioni liberi, vince e diventa il presidente eletto di Argentini. Al poco anni dopo, Getúlio Vargas, un dittatore brasiliano, farà lo stesso. Diventa il presidente eletto dei brasiliani. Ma questa nuova democrazia populista di America Latina sono veramente antiliberali, veramente si presentano come una terza posizione tra il liberalismo e il comunismo. Ma in differenza dal vecchio fascismo, non sono dittature. Parlando di periodizzazione, voglio parlare di un'altra cosa, che secondo me una grande cesura, anche più importante di quella dell'80, dei primi anni 90, è quella del nuovo secolo. Questo nuovo tipo di populismi che emergono al nuovo secolo. Perché se si vede questa situazione, diciamo, centroeuropea, con occhi latinoamericani, si vede che i nuovi partiti di tipo populista e antidemocratico sono similari a tanti altri che hanno esistito a Latinoamerica tanti anni prima. Cioè, dal punto di vista della storia del populismo, gli anni 90 non sono, non sono troppo importanti. Ma lo stesso non è lo stesso la situazione per i primi anni, di questo secolo e particolarmente la seconda decada di questo nuovo secolo. Perché in questa situazione anche Ungheria, ma certamente Stati Uniti, anche in Italia con Salvini, a questo momento anche con la forza, questa forza io penso che mi dà veramente paura dei Fratelli d'Italia, paura per il futuro della democrazia d'Italia, c'è un nuovo tipo di populismo che è più, diciamo, antidemocratico e più vicino al fascismo che il populismo che aveva nasciuto dopo l'anno 45 è un tipo di populismo che sarà predominante per 50 anni la storia, io penso, globale. E in questo senso io posso parlare dopo più, se c'è una domanda al Q&A, al question and answer, io posso parlare dopo di questa situazione anche, perché se vediamo questa situazione, se la domanda è qual è la relazione e anche la differenza tra fascismo e populismo, e se la domanda diventa qual è la relazione tra, diciamo, un Trump e un Mussolini, ma anche tra un Perón e Berlusconi, Perón e Berlusconi sono più vicini e Trump e Mussolini sono più vicini.
come dire, che tra da Perón a Berlusconi c'è un tipo di populismo che diventa veramente differente con il nascimento degli Orban, del Trump, del Bolsonaro, Bolsonaro in Brasile, Bukele in El Salvador e in tanti altri paesi. E io posso spiegare questo a questo momento. Perché per dire questo, in questo mio libro io parlo molto di che è fascismo in un senso storico, cioè che è fascismo secondo il punto di vista della storiografia, che è populismo secondo il punto di vista di storiografia e altre scienze sociali, e c'è tante convergenze. Ma io ho incontrato, almeno per presentare questa questione in un senso dinamico, ma anche veloce, e cioè semplificante, una semplificazione del problema, io posso dire che c'è almeno quattro elementi che sono veramente differenti tra fascismo e populismo, ma quando parlo di populismo io parlo di il populismo del secolo XX, cioè un populismo che dopo il 45 si riformula in un senso democratico, un fascismo che si riformula e diventa populismo in un senso democratico. Sta presentando quattro grandi differenze in relazione al fascismo. Queste quattro differenze vedremo a questo momento storico che non sono così. E io parlerei al finale della mia presentazione di questo. Anche io, per organizzare questa presentazione io direi brevemente, in termini veloci, io presenterei questi quattro elementi, grandi differenze tra populismo e fascismo, o fascismo e populismo. Il primo è una rottura, è come una cesura, che è quello della violenza. E in relazione con la violenza anche la concezione della relazione tra violenza e politica, e anche su conseguenza pratica che è la militarizzazione fascista della politica. Questo elemento centrale del fascismo non è così al populismo. In termini retorici c'è certa violenza al populismo, ma la violenza pratica del fascismo e anche l'idea di fare la politica in termini violenti, in termini militari, in termini di presentare una battaglia alle strade, in termini di militarizzazione anche della forma di presentarsi al pubblico, questo non è così. Il caso prototipico di questa differenza è ovviamente il caso di Perón, un colonnello diventato generale che comincia a vestirsi come Mussolini si presentava prima il regime fascista, come un civile. E in questo caso è una differenza che anche io penso è esplicita. I populisti non vogliono di fare politica allo stile fascista della violenza, della militarizzazione della politica, della repressione, diciamo, quasi assoluta, dell'esilio, dell'eliminazione dell'avversario. Questo neanche è la concezione schmittiana del nemico, perché i fascisti, come diceva, fa un passo di più che quella concezione del nemico, perché per esempio per Schmitt l'enemico, c'è un bisogno dell'enemico in politica, ma per i fascismi storici c'è un bisogno di distruggere questo nemico, di fare una politica senza nemico all'interno della politica nazionale. In questo caso questa è una differenza importante. Diciamo, il primo elemento è questo della violenza e la militazione della politica. Il secondo elemento di rottura, di differenza tra fascismo e populismo, è, diciamo, il razzismo e la politica della xenofobia. Questa politica dell'odio, che è centrale a tutto fascisti che nel mio libro io studio e presentano in caso latinoamericani, ma anche caso di Middle East, caso di cinese, indiano, e tanti casi europei e americani, che questa politica dell'odio è centrale per i fascisti e non è centrale per i populisti.
In questo caso, Perón, Vargas ritornano a questa concezione del razzismo, come questa concezione, diciamo, tedesca, socialdemocrata tedesca, del razzismo come i socialismi dell'imbecile. Perón dice, per esempio, nel suo Cocoliche, no? Perché lui dice: i fascisti sono piantavotos. E lui voglia di dire con questo che i fascisti, con la sua politica dell'odio, produce paura ai votanti. Paura ai votanti. Questo non è buono per vincere in elezioni. Si vede ovviamente che la concezione di Perón è una concezione di tipo democratica, autoritaria, ma democratica, nel senso di che il suo desiderio è di vincere in elezione, di producire consensi con i voti, e lui pensa che non è possibile producire grande egemonia con la politica dell'odio. Il terzo, diciamo, in questo caso, uno, violenza e militarizzazione della politica, due, politica dell'odio, razzismo, politica della xenofobia. Il terzo elemento è la menzogna. I fascisti fa della menzogna una cosa veramente differente in politica. Come ha detto la Hannah Arendt, la menzogna e la politica sono sorelle da tempi antichi, ma i fascisti fa della menzogna una cosa veramente differente, un strumento di propaganda, ma anche un elemento che è creduto e che voglia di trasformare la realtà. Io ho scritto su questo nell'ultimo mio libro, che è questo di la menzogna, la menzogna in la storia del fascismo, e io cerco anche di vedere qual è la relazione tra questo e il presente. Voglio di leggere, per comprendere questo, una breve cita di Trump. Quel che vedete e che leggete non è quello che sta accadendo. Questa forma di pensare la realtà attraverso la menzogna è tipica del fascismo. Io voglio approssimare questo per pensare i nuovi tipi di populismi. Ma questo sarebbe il terzo elemento, la menzogna. Grande differenza, perché un Perón, un Vargas e anche un Berlusconi hanno uso della menzogna, ma non nel senso numerico, non nel senso quantitativo o qualitativo, diciamo, di un Mussolini o di un Trump. Il quarto elemento, che è anche centrale, è quello della dittatura. È vero che si può storicamente incontrare, ovviamente, tanti esempi di dittature senza fascismo. Ma anche è vero che non c'è fascismo senza dittatura. La dittatura è un elemento centrale del fascismo. È un elemento che non è centrale alla storia del populismo. Invece la democrazia è l'elemento centrale alla storia del populismo, perché storicamente i primi populisti vogliono riformulare il fascismo in un senso democratico e lasciano la forma dittatoriale delle politiche. Questi sono i quattro grandi elementi, le quattro grandi differenze tra fascismo e populismo. Ma voglio finalizzare questa presentazione con la questione dal presente, perché io ho menzionato Trump, ma tante altre politiche, diciamo per esempio un Matteo Salvini in Italia, un Orban in Ungheria, un Bolsonaro in Brasile, tante altre di questo politici democratico, ma anche ovviamente populista e anche autoritario, in un senso veramente strano nella storia del populismo, ritornano a alcuni di questi quattro elementi che sono fascisti, ma non populista, storicamente parlando. Cioè la domanda diventa: che tipo di populismo è questo che ritorna al fascismo? E la domanda anche diventa: in che senso questi populisti non sono o non saranno più populista
o diventeranno, scusi, i tempi verbali sono difficili per me, e fascisti. Perché analizziamo il primo e pensiamo in Trump per un secondo, ma anche un Bolsonaro, che sono i più estremi esempi di questo caso di nuovo populismo di estrema destra. La violenza. La violenza è centrale per loro. Loro non fa la politica in un senso della militazione della politica, con la repressione, ma anche con questa nuova centralità di gruppi paramilitari. Il razzismo e la politica della xenofobia, la politica dell'odio, non è possibile pensare nella politica di Trump senza questo elemento che è centrale alla sua politica. Il terzo, la menzogna. Trump e Bolsonaro hanno fatto della menzogna un elemento centrale della sua politica, che non era tipicamente un elemento centrale del populismo. E dopo la domanda diventa la dittatura, perché questo elemento è anche centrale del fascismo. E nel caso di Trump, io lo chiamo a Trump in inglese un wannabe fascist, un uomo che voglia di essere fascista, ma non posso, perché il 20 di gennaio 6 sono veramente un colpo di Stato. E loro vogliava di diventare un dittatore. E io penso in una storia contraffattuale. Se Trump sarebbe esitoso in questo caso, di chi parliamo quando parliamo di un governo di Trump senza elezione, con menzogna, con violenza, con razzismo, anche con dittatura? Ci parliamo di una possibilità di un nuovo tipo di fascismo. Il populismo e il fascismo sono categorie o processi storici, non sono categorie di tipo essenziale. È possibile, per esempio, per un Perón, di lasciare il fascismo diventare populista, ma anche c'è possibile che un politico populista possa diventare un dittatore, un fascista, eccetera, eccetera. E questo è il momento attuale. Questo è il momento attuale per tanti paesi. Stiamo vedendo, per esempio, al Perù, che Keiko Fujimori, una populista di estrema destra, non riconosce il risultato dell'elezione peruviana. Il suo non riconoscimento non è basato nella realtà, lei ha perso, ma in la menzogna. La menzogna del broglio elettorale, del frode, che questo è tipico anche, tipico dell'intento di un Trump, e forse è un, come si dice in inglese, un trial balloon per un Bolsonaro o un Modi nel futuro. In questo caso, questa crisi della democrazia è anche una, come dire, è presenta anche un rischio di dittatura o di fascismo. E per terminare, io voglio di parlare un po', brevemente, forse io ho 5 minuti di più, Gabriele? Sì. Io voglio di parlare di che possiamo fare. In questa presentazione io parlerò non solamente come un storico, ma anche come un cittadino, perché la questione anche diventa normativa. Io penso che a un livello globale le nostre democrazie sono giovani. Non è solamente il caso di una Spagna, di un'Argentina, di un'Italia, ma anche Stati Uniti. Prima i casi della riforma dell'acquisizione dei diritti civili agli anni 60, Stati Uniti non era una vera democrazia. E la democrazia è una lotta, è un oggetto che noi bisogniamo di difendere. Ovviamente la storia ci dimostra che la necessità, il bisogno del voto, della possibilità e la libertà della protesta, dell'accesso all'informazione, del lavoro degli storici, perché non è casuale, ma è ideologico che tutti questi populisti attuali hanno un odio per la storia professionale, perché la storia professionale si oppone ai miti e alla propaganda che si presentano come il passato. E,
è anche importante di pensare il bisogno di fronte di tipo popolare o anche antifascista quando si presentano la possibilità di questa politica veramente antidemocratica. E tanti altri elementi. E per finalizzare, un po' di ottimismo, moderato, ma un po' di ottimismo, io voglio di compartire questo saggio che io ho scritto con una collega italiana, Nadia Urbinati, sulla possibilità di qual è la possibilità di uscire questo populismo. E io penso che al nostro momento attuale vediamo almeno due possibilità. Lo avevo scritto con Nadia pensiamo questo, che una è la possibilità della tecnocrazia, che di fronte a questo populismo di tipo autoritario che tante volte voglia anche distruggere la democrazia, si presenta la negazione della politica e il bisogno di esperti che possa governare senza politica. Secondo noi, storicamente, e tanti esempi anche non solo dell'Europa, ma anche d'America Latina e tanti altri luoghi, che questo non è veramente un fenomeno esitoso, almeno è un parentesi, ma i populisti ritornano dopo al potere. E lo che vediamo al caso di Biden è una possibilità di futuro, non lo sforzo non sarebbe esitosa, ma è una possibilità di futuro perché Biden e Stati Uniti ha fatto un ritorno della politica del partito. È una politica con programma, è una politica che non si presenta come tecnocratica, ma come programmatica. In questo caso è un momento, io penso, di preoccupazione, ma forse di un ottimismo di tipo moderato, ma ottimismo al fine, finito. Grazie molto Federico per il tuo intervento che ha sui nessi di relazione tra fascismo, peronismo, populismo e democrazia e che pone una serie di questioni definitorie che mi sembra che intercettino almeno uno dei percorsi di riflessione che ha attraversato tutto il convegno, nel quale si è da più parti discusso di democrazia nei termini di un concetto che si caratterizza per la presenza di elementi non eliminabili, senza i quali si vanifica il concetto stesso di democrazia, indipendentemente dall'uso che se ne fa, ma che allo stesso tempo non è riducibile a questi elementi non eliminabili, ma dipende dal tipo di relazione che stabilisce con altre categorie fondamentali. Abbiamo iniziato questo convegno con la nozione di spazio pubblico all'interno di una riflessione su democrazia sostanziale e democrazia formale, anche in una prospettiva di teoria politica, quindi con una componente normativa. È stato ricordato il tema del liberalismo, quindi l'importanza della cerchia dei diritti universali, la società di massa, quindi i gruppi sociali, la cittadinanza, il tema delle donne, la sovranità, l'ethnos, e mi sembra che Federico aggiunga altre due nozioni con le quali insomma la democrazia debba essere messa in relazione, che non fanno parte evidentemente di quegli elementi non eliminabili, che sono il popolo e il leader, e che ci riporta poi al tema del populismo, la cui genealogia, la cui archeologia, per riprendere alcune considerazioni che aveva fatto Antonella Salomoni ieri, ci ricordano come la storia della democrazia sia in qualche modo strettamente interconnessa anche appunto con la storia delle sue distorsioni, se questa può essere una chiave di lettura per leggere il populismo o per le sue negazioni con riferimento al fascismo. Io direi di aprire il dibattito, di raccogliere le domande per i due relatori. Chiedo istruzioni eventualmente a Enzo Fimiani se ha da proporre un cambio nell'ordine
insomma, degli interventi, insomma, del programma, perché ho visto che si è aggiunta Marzia Casolari, ma io credo che sia prima che saluto, a cui do il benvenuto, ma prima raccogliamo alcune domande e questioni per i due relatori. Sì, sì, facciamo così, Gabriele, senz'altro, poi vediamo. Vediamo il da farsi tra un po'. Non vorrei approfittare del mio ruolo di moderatore per rompere il ghiaccio, ma se non ci sono altre questioni, approfitto io allora per chiedere una cosa a Stefano Bottoni rispetto al tema della cultura della memoria, approfittando delle sue competenze sul tema, e sulla revisione, insomma, dell'89, che mi sembra che tu la proponevi in parte come una revisione storiografica, ma in parte credo che intercetti una revisione di tipo strumentale, politico. Io ho in mente il caso della Germania Est. Mi chiedevo durante la tua presentazione quanto le considerazioni che facevi sulla Polonia e l'Ungheria siano estendibili anche al caso della Germania Est, dove negli ultimi 10 anni c'è stata una riconsiderazione del momento rivoluzionario. Da evento positivo della cultura della memoria si è trasformato in un evento controverso e in un evento per alcuni anche di segno negativo, che è stato poi anche appunto strumentalizzato, oggetto di revisioni politicizzate, diciamo così. Quindi se nella questione che riguarda la periodizzazione, la ridefinizione della periodizzazione, ci siano due livelli di analisi, uno appunto di carattere storico-storiografico e un altro invece che è a sua volta frutto di una distorsione, diciamo, retrospettiva, di un certo uso politico del passato. Credo che nel frattempo ci sia... No, c'è un commento di Carlo che saluta e ringrazia i due relatori. E allo stesso tempo, vedo che si è alzato la mano Raffaella, a cui do subito la parola. Bella Marita. Sì, no, grazie. Volevo intervenire soprattutto in relazione alla presentazione di Federico Finkelstein, visto che lui ha tirato in ballo gli Stati Uniti, Trump. E allora la mia domanda è proprio rispetto a quella che è stata la vicenda storica statunitense, dove il tema del populismo ovviamente ha avuto diverse declinazioni, e anzi fino agli anni 40 e 50 del Novecento aveva una connotazione più di tipo progressista che non legata a impulsi di destra, se non decisamente suprematisti, no? Penso soltanto all'esperienza storica del People's Party, insomma sarebbe un discorso lungo questo. Però rispetto alla questione di Trump e alla vicenda di Trump, allora il problema è di capire forse qual è il rapporto con le pulsioni di Trump come leader, e come leader che presenta anche degli aspetti di tipo carismatico per certi versi, o comunque che lui intendeva avere come impersonificazione leader carismatico, e la tenuta delle istituzioni, perché il tema è anche quello, cioè qual è la capacità delle istituzioni di agire come argine rispetto agli impulsi populisti e più che populisti nel senso di quella che è stata la vicenda storica di Trump. Ecco, mi sembra che nel caso statunitense molto è stato discusso, per esempio dopo i casi del 6 gennaio molto si è discusso della capacità delle istituzioni americane di fare argine, della fragilità della democrazia americana e anche del sistema di checks and balances. E tutto sommato però il modo in cui poi il processo di transizione si è
prodotto con l'inaugurazione della presidenza Trump e poi con l'avvio della presidenza Trump, in un qualche modo ha sembrato fare un po', ha messo a tacere, diciamo così, quelle preoccupazioni sulla fragilità delle istituzioni, sul tema della, anche della involuzione della presidenza, di un certo tipo di poteri inerenti alla presidenza. Allora, quello che volevo chiedere è come vede lei questo rapporto, appunto, rispetto al caso Trump, tra la capacità di leadership e il tema dell'istituzione, la capacità dell'istituzione. Non so se sono stata particolarmente chiara, mi so. Ok. Approfitto, leggo una domanda nella chat di Raffaele Nocera, che è per Federico Finkelstein. Dunque, dal primo ventennio del XIX secolo, nord e sud delle Americhe si allontanano dal punto di vista democratico, nel senso che si è sempre parlato di Stati Uniti, faro della democrazia, e America Latina territorio di autoritarismo, nonostante il modello di riferimento costituzionale e della forma di governo sia stato proprio quello statunitense. Gli ultimi 20 anni sembrano, al contrario, aver avvicinato le due parti delle Americhe, e la chiave interpretativa sembra essere proprio quella del populismo, o, detto in altro modo, della tirannia del popolo. Seconda domanda: hanno influito più gli Stati Uniti nell'evoluzione latinoamericana o viceversa? Direi di lasciare adesso lo spazio ai due relatori e poi eventualmente raccogliamo delle altre domande. Prego, Stefano. Grazie. Ho indicato in chat uno dei prodotti più interessanti della nuova riflessione storiografica. Questo è un frutto di un progetto pluriennale coordinato a Exeter da James Mark con diversi colleghi, ed era una riflessione storiografica non del tutto nuova, però sono stati in grado di proporla in modo, come si suol dire, comprehensive, e quindi molto, molto globale, molto ampio, sul significato del 1989, sulla storicizzazione del 1989, a più o meno 30 anni dagli eventi. Quindi non si tratta qui di puramente di demitizzare il 1989 per, diciamo, per denigrarne la memoria o per sminuirlo. Il problema è quello piuttosto di dargli una dimensione storica che vada a riflettere l'aporia che abbiamo di fronte, e cioè una celebrazione che continua in alcuni paesi dell'Occidente. E cioè, quando io chiedo agli studenti di storia un evento che ricordino degli ultimi 30-40 anni, il crollo del muro di Berlino, l'unica cosa che si fissa in una certa memoria, ed è un qualcosa di assolutamente, assolutamente fisso e sembra avvenuto fuori dallo spazio e dal tempo. Cioè, il crollo del muro di Berlino, c'è un prima e c'è un dopo e basta. Ecco, rispetto a questo, la memoria pubblica, per esempio, c'era un'inchiesta che avevano compiuto un paio di anni fa a Varsavia, fra dei giovani, chiedono: cosa ti ricorda il 1989? Cosa ti viene? Nulla. Cioè, il 1989, in tutta una serie di generazioni più giovani, è una specie ormai di non evento. Cioè, all'est è molto, ma molto poco celebrato. E se ricorda anche, appunto, la celebrazione del 99, ancora dopo 10 anni, c'erano ancora celebrazioni, i reduci che, come dire, raccontavano quello che avevano fatto, le manifestazioni. 20 anni dopo c'era già il fardello molto grosso della crisi economica del 2009, per cui c'era moltissimo poco ormai da celebrare. 2019 praticamente non è stato celebrato nulla. E cioè, non c'era ancora il Covid, per cui non c'erano problemi di restrizione, si sarebbe potuto viaggiare, si sarebbe potuto fare iniziative infinite. Non c'era l'idea di cosa celebrare, perché sarebbe dovuta essere una celebrazione molto più critica. Per cui sicuramente c'è un grande dibattito che è, da un lato, un dibattito sulle sorti della democrazia, e cioè quello che un po' ho provato a presentare, cioè: ma come siamo finiti qui? Perché e come siamo finiti in questa condizione che è tutto fuorché desiderabile o tutto fuorché, come dire,
appetibile da un punto di vista di stabilità dell'assetto democratico e prospettive dell'assetto democratico. E poi non ho parlato di questioni come per esempio la statualità. Cioè, la stampa italiana non se ne è quasi accorta, ma i Balcani negli ultimi 3 mesi sono stati una polveriera mediatica, con piani di dissoluzione o di rifacimento della cartina geografica vecchio stile. Cioè, cosa succederebbe se la Bosnia-Erzegovina sparisse dalla mappa, la Serbia se ne prendesse un pezzo, la Croazia se ne prendesse un altro? Cosa ne facciamo del Kosovo, che è uno stato fallito, messo lì dagli americani per fare dispetto a qualcuno, ma senza un'autentica funzione, rendiamocene conto, senza alcun tipo di prospettive di futuro? E questo nei Balcani, che non sono scemi nei Balcani, lo sanno benissimo, che questo tipo di configurazioni non hanno un futuro, preludono a nuovi conflitti. E il problema è che c'è qualcuno o qualcuni che stanno cominciando questi conflitti o questi nuovi assetti a prepararli. Quindi c'è una grande elaborazione teorica su questo. Il punto è che noi, il mondo occidentale, non è parte di questa conversazione, non è parte di questa elaborazione teorica. Noi non riusciamo a concepire le modifiche territoriali, noi ci attacchiamo sempre a un'idea di status quo territoriale. Da quelle parti lo status quo territoriale, i confini, come sappiamo, vanno e vengono. Ogni confine può essere modificato perché è frutto di azioni umane. Questo è un problema con cui ci dobbiamo scontrare. Quindi c'è una rivalutazione storiografica che non è in tutto negativa, ma è il tentativo di collocare quell'anno, in un certo senso, collocare quella serie di eventi dove merita, e quindi dentro a una cornice, che è una cornice, per esempio, come scrive Cornel Bunn in un libro bellissimo su come il neoliberismo diventa un'ideologia dominante a livello globale, dall'America Latina all'Asia, rimbalzando per l'Europa orientale e poi arrivando a impattare sull'Europa occidentale tardissimo e in forme, per fortuna nostra, un po' più morbide, dagli anni 70 in poi. E in questa grande cornice, il momento 1989, è una tappa intermedia, ma non è un punto di partenza. Quindi in realtà c'è una riflessione storiografica molto importante e credo da seguire, perché ci dà nuove rotte per capire davvero il 1989 e collocarlo. E poi ci sono gli usi strumentali. Naturalmente ci sono, da una parte c'erano i vecchi nostalgici, e cioè, non so, se io sono un colonnello della Stasi che si diverte ogni anno come si divertivano a organizzare i convegni sulla Stasi, convegni scientifici in cui gli ex ufficiali della Stasi che facevano ricerche negli archivi della Stasi, quindi c'è una perversa, come dire, una metastoria della propria esperienza vissuta, quindi faccio ricerche su me stesso negli archivi che sono a disposizione del pubblico e vi racconto, naturalmente in chiave positiva, la mia versione di cosa ho fatto come guardia di confine. E quindi quanto è stato bello sparare, difendere il muro di protezione antifascista, eccetera, eccetera. Ecco, questo è un livello del reducismo. Ma e poi c'è un altro tipo di reducismo, che è quello degli Orban o dei Kaczynski, che l'89 l'hanno fatto. Ed erano anche dalla parte giusta. E la loro interpretazione sin dall'inizio degli anni 2000 qual è? È l'89 come rivoluzione mancata, parziale o tradita. E cioè 1989 in realtà non è stata la rivoluzione che avremmo voluto o dovuto fare, è stato più un insieme di continuità che di rotture. Il problema è che su questo questi populisti hanno intercettato un diffuso sentire popolare. Cioè il sentire popolare intorno agli anni 2000, con tutte le disillusioni, con tutte le fatiche, no, della costruzione di una democrazia complessa, di una società di mercato funzionante, con tutte queste delusioni, si era creato un umore popolare diffuso, se non del tutto prevalente, che l'89 veramente non avesse portato tutti quei benefici. Dov'era il piano Marshall? Mai visto. I fondi europei negli anni 2000 non c'erano ancora, sarebbero arrivati negli anni 2010. E qual è stata la fine dei fondi europei, come dimostrano tutte le principali indagini sull'economia politica della Polonia e dell'Ungheria? Sono stati utilizzati in modo perfetto, scientificamente pianificato,
da questi sistemi autoritari per cosa? Per foraggiarsi. Cosa ha detto o fatto l'Unione Europea su tutto questo? Nulla. Zero. Non pervenuta. Miliardi e miliardi e miliardi di euro. 10, 20, 30, 40, 50 miliardi di euro soltanto nel ciclo chiuso nel 2020 e altri in arrivo, più i fondi del Covid, tutto fa brodo. Tutto fa brodo. E io conosco piuttosto bene i miei polli qui in Ungheria, si stanno già fregando le mani per la quantità di miliardi di euro che avranno a disposizione in modo praticamente illimitato senza controllo dal 2021 in poi. Ora, tutto questo credo che sia un problema, perché da un lato c'è appunto sull'89 l'interpretazione capziosa e fuorviante, esagerata, appunto della rivoluzione, di un evento che non c'è mai stato, di un tradimento. Ovviamente non c'è stato nessun tradimento. È ovvio che se io fossi stato nella parte dei comunisti riformisti, sarei voluto sparire dal proscenio della storia? No, avrei cercato di fare quello che Gorbaciov suggeriva, guidare il cambiamento, mettersi sull'onda del cambiamento, cercando di trasformarsi il più possibile, ma senza mai cedere completamente le leve del potere. Chi è che accetta di cedere spontaneamente le leve del potere? Io non ho mai visto un autocrate che, chiedendo perdono per i crimini compiuti, accetta di cedere le leve del potere. Questa era una pretesa impossibile. Quello che i rivoluzionari mancanti dell'89 non hanno mai ammesso è di non avere fatto la rivoluzione. E che la maggioranza della popolazione in Europa orientale, compresa la Germania Est, compresa la Cecoslovacchia, la Romania è un caso parzialmente a parte, non voleva alcuna rivoluzione. Voleva esattamente quello che è successo, un cambiamento guidato, pacifico, senza spargimento di sangue, perché c'erano stati il 56, i 53, i 68, gli 80, 81, cioè c'erano quegli esempi storici che mostravano come va a finire quando arrivano i sovietici, come va a finire quando una rivoluzione prende una strada pericolosa, finisce nel sangue, fallisce. E quindi un cambiamento guidato, un cambiamento morbido. Quindi l'89 è realmente successo, come il socialismo realmente esistente. Non aveva molte alternative in quel momento. E cioè era un percorso che la maggioranza della popolazione, pur senza grandi entusiasmi, ha accettato. Poi il fatto che poi la gente a 30 anni di distanza voglia ricordare in modo diverso è legittimo. Io non glielo, ovviamente, non glielo, da storico contesterò mai. Però il 1989 è realmente successo, realmente vissuto e realmente compiuto dagli attori del 1989, è un insieme di compromessi. Quei compromessi hanno reso possibile la costruzione di quel tessuto democratico, per quanto imperfetto che fosse. Quindi io credo che se vogliamo fare del bene all'89, per chiuderla, è restituirlo alla propria storicità e levarlo dall'incrostazione dei miti che lo hanno avvolto. Troppi miti, positivi o negativi, lo hanno avvolto e lo hanno veramente intrappolato. Io credo che l'89 sia rimasto, all'est in particolare, intrappolato da troppi significati, da troppi metasignificati. Restituirlo alla sua storicità può anche dare l'opportunità a nuove generazioni di oppositori o di pensatori indipendenti, chiamiamoli come vogliamo, persone intelligenti che pensano con la loro testa, di ripensare a quell'esperienza, di vedere cosa c'era di buono nell'opposizione degli anni Ottanta ai regimi comunisti e di vedere che come si può fare oggi diversamente dagli anni Ottanta, opposizione intelligente per cambiare eventualmente sistemi autocratici che ci siano oggi, partendo per esempio dalla nozione di società civile, che non deve essere una nozione, ma deve diventare una massa di persone. Cioè la società civile senza la partecipazione popolare effettiva è una unità di misura fittizia che non porta da nessuna parte. Questa è una delle grandi esperienze, una delle grandi lezioni negative e dolorose dell'89 e del post-89. Una democrazia senza cittadini informati è una democrazia destinata ad essere sfidata. Grazie Stefano per questa risposta molto esaustiva. Do subito la parola a Federico Finkelstein, che so che ha un impegno alle 19 improrogabile e quindi vorrei dare anche a lui la possibilità di rispondere alle due domande. Prego. Grazie.
La prima domanda di Raffaella, io penso che è veramente importante di pensare qual è il limite di questa fortalezza della istituzione americana. Anche a questo momento, se pensa il principale partito di opposizione, il GOP, è un partito che io penso che si possa definire in termini generali come un partito antidemocratico. È un partito che non riconosce al presidente eletto legittimamente, è un partito che non voglia di fare una storia del tempo presente per incontrare la criminalità di questo colpo di Stato, è un partito che si identifica con Trump in un senso di culto al leader. È veramente una situazione che si vede a Stati Uniti, si sente a Stati Uniti come una situazione come dire, veramente preoccupante. Ma anche per questa ragione io penso che tanti i politici americani, democratici, come per esempio e particolarmente Biden, riconoscono questo e per questa ragione non considerano il mito del bipartitismo, il mito che è veramente un mito, no? Del bipartitismo, almeno da Reagan, dopo Reagan, questo mito del bipartitismo in verità non è veramente funzionale, ma è un mito importante per i politici americani, ma io penso che il colpo di Stato, l'intento di colpo di Stato ha anche una cesura per tanti politici democratici che non credono in la fede democratica o la buona fede dei repubblicani. E questa è una situazione veramente complicata. E questo libro parla giustamente dell'abbandono di una politica di deliberazione per parte del Partito Repubblicano. Ma la situazione è veramente pericolosa in questo senso, perché è un partito che non è chiaramente del lato della democrazia e che con un congresso differente dopo 2 anni non è possibile di pensare di essere sicuro della legittimazione della prossima elezione presidenziale. Questo è veramente preoccupante, Stati Uniti. Ma e questa è una relazione anche con la domanda di Raffaele. Se lo vediamo di altre storie, e se lo vediamo e lo pensiamo non solamente della storia dei miti americani, ma della storia reale degli Stati Uniti, ma anche la storia, per esempio, d'America Latina, a noi latinoamericani questo è tipico. E questo è tipico. E io, come latinoamericano e specialista nella storia latinoamericana, ho visto tanti elementi di tante relazioni e tanta convergenza tra la storia latinoamericana e la storia americana. E noi, Raffaele e io, che siamo latinoamericanisti, lo vediamo per, come dire, per formazione professionale. Ma tanti americani, quando io arrivo, per esempio, agli Stati Uniti, la mia specialità di storia d'America Latina e anche di storia italiana sembrava esotica per tanti storian americani che mi dicono sì, ma la storia americana è veramente differente. Ma come? In questo caso, se comparamo la storia, per esempio, del Sud America, la storia recente del Sud America con la storia di un di Stati Uniti, ma anche di un paese come Brasile, si vede che la differenza non sono più importante la semejanza. La semiglianza, non so come si dice questo, la similitudine sono veramente preoccupanti. Ma forse questo, io una cosa che mi diceva Raffaele, che avevamo parlato con Raffaele prima, che se pensiamo, questo è, io penso che è un momento per illuminare la relazione e la convergenza di tanti anni fa, forse di più di un secolo, tra la storia delle due America, della cosiddetta due America, no? Di America Latina e America del Nord, che tanta relazione tra una e l'altra e tanta influenza, perché in stesso senso, e questo me lo Raffaele mi diceva, se pensiamo per esempio la influenza della Costituzione americana
e la Costituzione, i primi Costituzioni sudamericani, è importante. Ma l'elemento di legittimazione che un Trump ha costituito, per esempio, per un Bukele, per un Bolsonaro e anche per una Fujimori, è anche centrale. E questa storia è transatlantica, ma anche transcontinentale. E anche per dire questo in termini semplici, c'è il bisogno di una storia che forse bisogna continuare di prendere attenzione alla storia nazionale, ma di diventare più globale. Sì. Bene, grazie Federico per queste risposte. Non so se ci sono altre domande per i due relatori. Bene, allora ringrazio nuovamente Federico Finkelstein e Stefano Bottoni per le due relazioni molto esaustive. A questo punto chiedo supporto, soccorso a Enzo Fimiani, ma credo che possiamo consentire a Marzia Cosori, che ci ha raggiunto, di condensare il suo intervento. Sì, ci siamo accordati anche con Marzia Casolari in questo senso, sì. Quindi potrebbe condensarlo, sì, abbastanza, in modo da permettere a tutti di... Eccoci. Sì, mi scuso moltissimo per il disguido che ho involontariamente procurato. E mi scuso anche per l'ora tarda a cui costringo, tra virgolette, ma in realtà nessuno è costretto a rimanere, insomma costringo i partecipanti a restare a sentire questa brevissima relazione. Cercherò di essere veramente molto breve, di condensare in massimo 10 minuti un discorso che avrebbe dovuto essere molto più ampio. Io parlo di India, in qualche modo mi ricollego alla relazione di Federico Finkelstein, perché ha, toccato una serie di temi, soprattutto quello della distinzione tra populismo e fascismo. Questo perché attualmente in India il discorso è molto attuale, cioè nell'India di oggi questo tema, il tema del fascismo e se è fascista o meno il primo ministro dell'India e il partito che lui rappresenta, è un discorso, è un tema molto intenso, molto caldo. Quindi tu, se posso darti del tu, Federico, hai enucleato gli elementi che distinguono un governo, un leader fascista, da un governo, un leader populista. Hai toccato il tema del razzismo, della militarizzazione della violenza e altri aspetti che noi ritroviamo in India. Quindi l'India è stata a lungo la più grande democrazia del mondo. Non lo è più da, se non altro, dal 2014, cioè da quando il Bharatiya Janata Party, partito della destra indù, che si è noto come BJP, con la sigla BJP, ha vinto le elezioni. Da quel momento in poi si è consolidato, in realtà il BJP aveva vinto le elezioni anche a fine anni 90, ma poi era stato di nuovo sostituito dal congresso. Quindi noi ci troviamo davanti a un paese che ha avuto una grandissima tradizione democratica, laica, liberale, liberalista, nel senso più politico che economico del termine, almeno fino al 1991. Dal punto di vista economico l'India è stato un paese ad economia pianificata, aveva cercato una sua terza via, che non era la terza via dei populisti sudamericani tra capitalismo e liberalismo, ma era una terza, la famosa terza via di Nehru, tra comunismo e capitalismo. Quindi ad economia pianificata, per quelle liberalizzazioni avvenute a seguito della caduta dell'Unione Sovietica, poi è diventato un paese totalmente liberista dal punto di vista economico. Però appunto, dopo una breve parentesi che ha portato al governo il BJP alla fine degli anni 90, il congresso, il partito del congresso, che è stato il partito guidato da Nehru fondamentalmente, rappresentato da Gandhi, anche se guidato da Gandhi non come come leader di partito e di movimento, ma non come leader politico della nazione, insomma. Ecco, quindi questo il congresso è tornato, per una breve parentesi, al potere da
fino al 2014 e poi dal 2014 in poi l'India è stata governata da questo partito. Allora, se noi dobbiamo aggiungere un elemento per definire, io non sono convinta che il... Io mi sono occupata dei legami storici tra la destra indù e il fascismo italiano, legami storici che sono esistiti soprattutto a seguito della visita di un leader di un grande movimento attualmente molto potente in India che è la Rashtriya Swayamsevak Sangh o RSS. Questo leader di primo piano nel 1931 è venuto in Italia e ha incontrato Mussolini. Questo movimento, che è un movimento paramilitare antimusulmano, è stato fondato nel 1925 e questo leader, dopo essere, che si chiamava V.S. Munge, aver incontrato Mussolini, ha deciso, questi passaggi sono documentati dai suoi diari che io vidi in India, molti anni fa, durante la mia ricerca di dottorato, questo leader incontrò Mussolini, andò a visitare le organizzazioni paramilitari del fascismo e decise che doveva conferire alla RSS la stessa organizzazione. Non solo, ma in quegli anni, negli anni 30, anni 30, anni 40, negli anni in cui è fiorita la propaganda antibritannica italiana in India, il fascismo ha attecchito come ideologia molto tra i movimenti della nascente destra indù. Ricordo appunto che oltre all'RSS, l'altro grande partito della destra indù precedente al BJP era la Hindu Mahasabha, fondata nel 1915. Ecco, all'interno di questo milieu politico e culturale il fascismo ha avuto un grande successo e si è tradotto in pubblicazioni, articoli, scrittura di biografie di Mussolini e quant'altro. Quindi il fascismo italiano, la propaganda politica dell'Italia fascista in India si è articolata essenzialmente, qui vado molto molto in sintesi, in due direzioni. I contatti con l'ambiente politico bengalese, che è sempre stato un ambiente di avanguardia, rivoluzionario ma di avanguardia, e i contatti con invece l'ambiente politico del Maharashtra, dell'attuale stato del Maharashtra, dove si trova anche la città di Mumbai, che rappresenta proprio il territorio su cui è nata e si è sviluppata la destra indù storicamente. Ecco, quindi attraverso i due consolati, Calcutta e quella che allora si chiamava Bombay, l'Italia ha costruito questi rapporti. Quindi quando poi si definiscono fascisti questi movimenti, queste organizzazioni, quando si dice che il BJP oggi è un partito che ha delle influenze fasciste, parliamo di qualcosa che è riscontrabile, che è stato documentato. Ecco, poi qui a me è capitato ultimamente, io ho ripubblicato questo mio studio intitolato All'ombra della Svastica, In the Shadow of the Svastica, che è un libro che riguarda appunto questi temi, questi rapporti, e mi è capitato di presentarlo ultimamente e anche di dibattere sul tema fascismo o non fascismo, cioè questa destra storica indiana, indù, può essere definita fascista oppure no? Quali sono gli ingredienti che determinano il fatto che un movimento politico non europeo, non italiano, un partito politico non europeo, non italiano possa essere definito fascista. Io credo che il tema di fondo sia rappresentato essenzialmente dalla differenza tra fascismo istituzionale, quindi fascismo inteso come sistema di governo strutturato, e fascismo ideologico. Allora, se noi andiamo a prendere il primo caso, chiaramente l'esempio indiano l'India non può essere definita oggi, almeno per ora, un paese fascista. Ma può essere, le forze politiche che la governano possono essere definite forze politiche ideologicamente influenzate dal fascismo. Quindi esiste un fascismo ideologico in India. Poi è chiaro che definire
fascista il BJP, o definire fascista Narendra Modi viene accolta come un'offesa in India. Il problema è un problema molto controverso, questi legami sono esistiti, ci sono stati, però vengono in qualche modo negati, ma al tempo stesso vengono introiettati e vengono poi tradotti in politiche, in prassi politica. L'altro, quindi la, insomma, da un lato quindi c'è la, come dire, un'eredità ideologica innegabile, pensiamo, e dall'altro invece poi c'è la, in qualche modo la negazione di questa influenza ideologica. Non dobbiamo dimenticare che i grandi leader della destra indù, che sono stati Vinayak Damodar Savarkar e poi Golvarkar, entrambi capi, l'uno della Hindu Mahasabha e l'altro della RSS, si richiamavano a Hitler e a Mussolini, soprattutto a Hitler e alla Germania hitleriana come modello da seguire per risolvere in India il problema musulmano. Questa destra è una destra profondamente razzista, profondamente il nemico contro il quale queste organizzazioni e questi movimenti si concentrano sono i musulmani essenzialmente. Quindi nel passaggio da un'India, dalla grande democrazia indiana a quello che è l'India oggi, che io definirei quasi una democrazia fascista. Capisco che sia una contraddizione nei termini, però l'India mantiene delle istituzioni politiche democratiche. È un paese multipartitico, è un paese dove la democrazia elettorale non viene messa in discussione, però al tempo stesso l'ideologia che la guida e che la governa è un'ideologia fortemente di destra, fortemente caratterizzata. Quindi questi leader che si rifacevano appunto al nazismo come ad uno degli esempi da seguire per risolvere in India il problema seguire la politica anti-ebraica della Germania nazista per poi applicarla in India per risolvere il problema musulmano. Ecco, e questa eredità non viene rinnegata. Quindi non viene rinnegata, mentre viene rinnegata l'etichetta fascista, fascismo, non viene rinnegata la tradizione politica, quindi la discendenza da questi grandi leader che invece vengono riconosciuti e la cui discendenza politica nell'attuale destra indiana viene totalmente riconosciuta. Ecco, quindi quello che avviene in India, io se avessi dovuto fare il mio intervento completo, lo avrei fatto partire dalla tradizione, del nazionalismo moderato indiano, che è quello poi da cui deriva il congresso, deriva il laicismo del congresso, deriva Gandhi, deriva la non violenza gandhiana, tutto il discorso della non violenza, quanto può essere innovativo e anche accettato, no? dalle democrazie di tutto il mondo, il concetto di non violenza, molto meno accettato in India, tra l'altro. Ecco, quindi avrei fatto un'analisi di questo tipo, avrei tentato di rimettere in collegamento tutta una serie di passaggi che invece adesso per ovvi motivi devo sintetizzare. Vorrei però focalizzarmi su due aspetti, le radici profonde della democrazia indiana che sono difficilmente scalzabili anche da questa destra, affondano in quel processo di dialettica tra la mobilitazione politica di massa che è stata poi introdotta da Gandhi a partire dagli anni 20 e contrattazione politica, che ha portato alle riforme. E qui, e questo è un tema che io tratto molto con i miei studenti nel corso delle mie lezioni, perché la storiografia insiste poco su questo aspetto, quindi noi poco capiamo, anche gli studiosi poco capiscono delle profonde radici democratiche dell'India, che sono radici democratiche che affondano in un processo riformista che l'India ha perseguito. Quando Gandhi nel 1920, quando è apparso sulla scena politica dell'India, ha inaugurato, sarò brevissima e sto per chiudere, ha inaugurato la sua
si è, come dire, si è presentato di fatto sulla scena politica dell'India con lo slogan Swaraj entro un anno, l'autogoverno entro un anno, l'indipendenza, l'autogoverno entro un anno, però poi sappiamo che l'India è diventata indipendente il 15 agosto del 1947. Perché sono passati 27 anni da quando Gandhi ha lanciato lo slogan dello Swaraj entro un anno? Perché non c'è uno storico che dia una spiegazione accettabile di questa contraddizione. Gandhi è una figura estremamente controversa e contraddittoria. La conclusione a cui sono arrivata io è stata che lo slogan Swaraj entro un anno serviva a far sì che gli indiani entrassero nella logica di rendersi indipendenti entro un anno, ma che in realtà l'India dovesse diventare indipendente soltanto nel momento in cui avesse acquisito fino in fondo questo processo riformatore e costituzionale che ha approdato poi ad un primo abbozzo di costituzione fallimentare nel 1935 e poi alla scrittura della Costituzione nel 1948. Quindi questo processo riformatore e costituzionale doveva servire a costruire delle istituzioni e queste istituzioni dovevano essere le istituzioni che dovevano frenare certe spinte violente, certe spinte distruttive e conflittuali, estremamente conflittuali, che in India sono sempre esistite. Ecco, cosa potrei dire? Federico Finkelstein richiamava il parallelismo Trump-Mussolini, Modi-Mussolini. Io non credo che Modi sia un nuovo Mussolini, per le ragioni che ho illustrato e spero di essere stata sufficientemente chiara. Penso però che l'India e che Modi, e soprattutto che l'ideologia politica che ispira Modi e il suo partito siano profondamente ispirate dal pensiero fascista, anche se questo non viene evocato, anche se questo non viene esplicitamente richiamato dai politici indiani di questo momento. La negazione, dicevo prima, allora l'India è un paese multireligioso, multietnico, la principale comunità religiosa, oltre a quella indù, è quella musulmana, con una presenza che io personalmente mi sento persino imbarazzata a chiamare minoranza, sono oltre 100 milioni i musulmani dell'India, quindi è una nazione intera. Ecco, questi rappresentano, quindi l'India parte dal laicismo di Gandhi e di Nehru e arriva oggi ad essere un paese profondamente antimusulmano. Quindi il nemico interno, nonostante i musulmani dell'India siano indiani, i musulmani vengono considerati il nemico interno. L'attuale governo indiano si è dotato, cioè, mentre i precedenti governi hanno anche perseguito in maniera anche fallimentare delle politiche che hanno tentato di includere questa grande presenza musulmana in India, questo governo ha messo in atto una politica profondamente discriminatoria che ha preso forma attraverso due legislazioni fondamentali: l'eliminazione dell'articolo 370 della Costituzione che garantiva al Kashmir uno status speciale, un'autonomia, che l'articolo 370 prevedeva a sua volta che il Kashmir avesse una sua Costituzione, e l'introduzione del Citizenship Amendment Act del dicembre del 2020, che di fatto nega la cittadinanza, riconosce il diritto d'asilo a Sikh, Hindu e cristiani che si trovino perseguitati nei paesi limitrofi, quindi in Afghanistan, in Birmania, in Bangladesh, eccetera. Ma non le riconosce i musulmani, quindi non le riconosce le minoranze sciite in Afghanistan, non le riconosce ai Rohingya della Birmania. Ecco, quindi questo
cosa comporta, al di là appunto delle pesanti discriminazioni rivolte a questo che viene di fatto considerato un nemico interno, in termini, diciamo, per quanto riguarda il Kashmir, queste politiche si traducono in una militarizzazione della violenza, che non è la militarizzazione della violenza dei politici in divisa del Sud America, ma è la militarizzazione della violenza in Kashmir, che è uno dei 20, dei 28 stati e territori dell'Unione Indiana, pesantemente militarizzato. Ecco, quindi in Kashmir viene perseguita una violenza che è una violenza militare. Ecco, e il Kashmir, e quindi in India c'è molta, come dire, allarme, perché il Kashmir può rappresentare un precedente. E quello che dico io è che ciò che consente o che impedisce attualmente al BJP di trasformare l'India in una vera e propria dittatura è il fatto che l'esercito in India rimane profondamente legato alla tradizione repubblicana, democratica e laica dell'India, quindi rimane un soggetto estraneo a questi meccanismi. Se nel momento in cui si creasse una sinergia tra l'esercito e queste forze politiche, allora forse ci sarebbe da preoccuparsi. Grazie. Grazie Marzia Casolari, anche per lo sforzo di sintesi. Purtroppo temo che non ci sia spazio per un dibattito. Mi dispiace molto. Lascio la parola al coordinatore del Comitato Scientifico, Enzo Fimiani, perché credo sia giusto che finisca a Pescara questo convegno. Lo ringrazio. Ringrazio naturalmente tutti i relatori dell'ultimo blocco, dell'ultima sessione. Sì, no, io non ho, diciamo, alcun titolo per chiudere un convegno anche così importante. Mi pare che abbiamo passato 4 giornate veramente stimolanti, ma anche quest'ultimo intervento, no, ci ha riportato sulla scena una serie di questioni: democrazia e religione, no? Violenza e democrazia, esercito e democrazia, che non è una questione da poco, e così via, no? Quindi non ho alcun titolo, è stato un lavoro svolto insieme da tutti, dalla Sisco, dal suo presidente, il direttivo, tutti noi del comitato scientifico, i relatori, i soci Sisco, insomma mi pare che sia stato un lavoro comune, collettivo, quindi richiamerei questa dimensione che mi sembra molto, molto importante, che è un po' anche la tradizione dei convegni sociali Sisco. Ecco, non abbiamo potuto purtroppo condividere il dialogo fisico, no? E così è intellettuale tra di noi sia durante il convegno ma sia nel prima, nel dopo, no? Che contraddistingue la socialità appunto di una società come la Sisco. Questo dispiace molto a tutti noi, insomma, ecco. Per cui grazie a tutti, è l'unica cosa che posso dire davvero. A breve saranno sul sito Sisco tutte le registrazioni delle 4 giornate del convegno, la lezione iniziale, le 3 sessioni di lavoro, probabilmente diventerà anche un podcast, credo, no? Questa registrazione, poi ne parleremo con Federico Mazzini, vedremo, e per cui ci auguriamo anche che tutti coloro che non hanno potuto ascoltare i lavori possano poi trarne frutti duraturi, speriamo, nel tempo, cioè che queste relazioni e anche i dibattiti intorno alle relazioni, sempre così vivi e partecipati, possono costituire un materiale, diciamo, che sta lì, che possa essere adoperato da molti, molti dopo di noi. Ecco. Quindi mi fermo qui e forse degnamente deve chiudere il convegno la nostra presidente Gia Caglioti, ovviamente. Ecco, grazie a tutti. Io mi limito veramente a ringraziare tutti, il comitato scientifico, i relatori, coloro che hanno partecipato. Appunto, come ha detto Enzo, si sente la mancanza della presenza, no? Perché molte delle cose che si sono dette in questa sede avremmo potuto continuare a discuterle nei corridoi, a pranzo, a cena, insomma, incrociandoci durante il convegno, perché appunto molte delle cose dette poi fanno maturare, no?
sedimentandosi idee, domande, problemi. E però, diciamo, questa formula, d'altra parte, ci ha consentito magari di mettere insieme persone, interventi che altrimenti non saremmo riusciti a mettere insieme in una sala di un convegno altrettanto facilmente. Penso anche alla serie dei webinar che ha preceduto, no, il convegno, e che ci ha consentito anche di chiamare alcuni studiosi da fuori Italia. Io spero che con tutti voi, ecco, ci siano occasioni di ritrovarci in presenza in un ulteriore convegno Cisco, che le nostre strade in qualche modo, come dire, si incrocino in presenza. Speriamo soprattutto che da settembre, ottobre in poi si possa ritornare, diciamo, ad una vita di comunità che si incontra, che si parla e che vive, diciamo, dell'incontro, ecco, e non solo della virtualità. E quindi ancora grazie a tutti, grazie soprattutto ad Enzo per lo grande sforzo di coordinamento, e veramente grazie, un grazie sentito a tutti quanti voi. A presto. Arrivederci. Grazie. No, grazie. Arrivederci. Grazie a Enzo. Buonasera a tutti. Grazie.